Ok, siamo partiti. Vai Sergio. Bene. Ciao. Esatto, ciaone a tutti. Siamo Ciao. qui riuniti oggi per continuare la campagna. Dove devono morire tutti questi bravissimi giocatori? Non perché li voglia male, ma perché devono morire, punto. Ci eravamo lasciati con Non credo un time che... skip. Shh, zitto e subisci, giocatore. Ci eravamo lasciati con un time skip. Un bel time skip anche piuttosto sostanzioso, di ben 8 anni. Se vi ricordate. Ne passano E tante cose in 8 anni, che cazzo. cosa è successo in quegli 8 anni, visto che non è affondata la nave, perché siete su una nave? Ora vi dico. Sostanzialmente, ci eravamo lasciati con William e tutta la gente che più o meno stava dando la caccia a Farah. Tipica amministrazione. Di Dopo un solito. po' non si arrivava a nulla. Una cosa e l'altra, è passato il tempo perché dopo un po' William suppongo che abbia smesso di tipo dare la caccia a Farah. Non proprio, ma quando l'ho trovato ormai era tardi. Esatto, quindi diciamo che era finita. Solo che passava del tempo e tra una cosa e l'altra la gente non tornava, ossia il padre di William, così come il padre di Farah e quello di Gillian. C'è stato un attimo di preoccupazione perché tipo, ma chissà cosa è successo, chissà cosa è successo. Andiamo a vedere. Vi siete Siete portati portati fare. Farah perché forzatamente ve la siete portati. Visto che William ha preso la palla al balzo, ha detto: visto che Arya si fa sentire, la vado a prendere io. E siete andati a cercarli dove li avevate sentiti che dovevano essere l'ultima volta. Quando siete arrivati lì, avete incontrato però delle guardie, probabilmente di Splendiluna, chi lo sa, che hanno iniziato a farvi evacuare. Vi ha presi tutti, vi ha portati a Grigia Spina. Da Grigia Spina siete saliti su una nave. E da lì in poi, 8 anni sulla nave. Perché? Sostanzialmente perché quello che sapete, che avete sentito, anche perché Gillian, comunque, da bravo figlio di Tavernier, ha raccolto voci, è che a terra è scoppiata una piaga, una malattia, un qualche cosa, che ha infettato alcuni abitanti di Splendiluna e da lì dentro è partito per l'appunto il caos. Fatto sta che qualunque cosa abbia fatto partire tutto ciò, prima ha raso al suolo Splendiluna in più tempo perché la Nebula città può era grande. accompagnare solo, diciamo. Esatto, prima ha raso al suolo Splendiluna perché era la città più grande, comunque meglio difesa, eccetera. Poi Fior di Giorno perché era la più vicina ed era quella mediamente difesa. Poi sono passati dal forte, che non era un centro abitato, quindi non sapete effettivamente cosa è successo, ma potete supporre che anche lì tutto a schifo è finito. E poi sono arrivati a Grigia Spina. E anche lì, cioè lì ancora prima, perché 100 abitanti sono niente da buttare giù. Posso fare una Sì, domanda o... prego, prego, prima che continuo, prego. Grazie. Quando ci hanno mandati a cercare i nostri genitori, ci hanno fatto imbarcare a forza, hanno dato tempo di andare a recuperare i nostri cari a Fior di Giorno o ci hanno proprio preso di peso e hanno spattuti via? La cosa sta proprio qui, che vi hanno presi di peso e vi hanno sbattuti via, dicendo che sarebbero andati a recuperare loro gli altri. Ok, piccola nota, mito per iscritto, ho opposto a molta resistenza. Quindi Lo esatto. so, ma pur Io sempre una invece mi ragazzina. sono imbarcato clandestinamente. No, 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 loro ti hanno preso insieme agli altri a calci in culo tipo Sali. Perché non avevi l'opportunità di farlo clandestinamente. Ma come ti imbarchi clandestinamente dove vogliono che ti imbarchi? Magari, che ne so, solo i ricchi ci stanno su sta barca, che ne No, so. perché se ti stavano buttando dentro, tu come fai a dire non voglio essere dentro perché me lo dite voi, ci vado di mia volontà? È strano. Ma io faccio sempre l'opposto di quello che mi dicono gli altri. Ma per me la possiamo lasciare Perché? a terra, eh? Vabbè, in ogni caso, Andiamo avanti, per Dio. stronzate a parte. Siete stati per l'appunto fatti salire su una di queste 3 navi, delle navi possenti, proprio il fiore all'occhiello dell'ingegneria navale imperiale. Fatto sta che ognuna di queste navi poteva contenere 500 persone e c'era ancora spazio per le provviste, le armi, le armature dell'equipaggio, eccetera, eccetera. Solo che
dopo 8 anni che non vi hanno fatto scendere per il semplice fatto che voi siete civili, rimanete qui, e scendevano le guardie. No, scusa, 8 anni in una barca siamo stati. 8 anni in nave. Non vi, e non vi facevano scendere, ripeto, a forza, perché voi siete civili e rimanete lì. Cioè, io sono cresciuta male, cioè, sono tipo le gambe storte, cose così, perché... Avevi già 15 anni, ormai la crescita. Non è che c'è molto da crescere, è arrivata. Ah, arrivata no, ma comunque ormai la, il fisico, la forma l'ha presa. Esatto. Ho preso... Scusa, Sergio, fammi capire. Quindi noi non siamo tornati a scabbia. Giorno alle nostre cose. Non siamo tornati a fior di giorno con le nostre cose. Quindi l'armatura iperfiga che potevo avere adesso, però... No, cioè quella ce l'hai perché sei, te ne sei andato con quella, addosso. Sai, quando ti dicono, sono sparite delle persone più delle guardie. Io l'armatura addosso me la metterei. No, anch'io, soltanto che avevo capito che ero troppo piccola per indossarla, quindi meno male. Sì, ma è passato un po' di tempo, non è che sono passati 2 giorni. Ma quindi adesso siamo immuni all'acqua di mare, perché cioè, dopo 8 anni... Siete abituati. Possiamo berla? No, a berla no, perché i chierici. C'è un cazzo di chierico in squadra e ce n'è uno ulteriore che è tipo un sacerdote di alto grado, mettiamola così. Che è anche quello che vi ha dato da mangiare. Perché... c'è stato sostanzialmente in questi 8 anni, non poteva andare tutto liscio. Prima è successo che una delle 3 navi semplicemente ha preso e se n'è andata, questo dopo un annetto, e nessuno sa perché, anche se si suppone ammutinamento. Ok. Poi per 7 anni avete circa subito... non un ammutinamento, però anche da voi, della gente ha preso e se n'è andata prendendo tipo quasi tutte le scialuppe e prendendosi quel poco che rimaneva di cibo. Mi chiedo perché non mi sono unito anch'io a loro. Perché eri inaffidabile e quindi ti hanno lasciato lì. No, tipo, secondo me è più divertente che l'abbiamo legata all'albero maestro per i 2 giorni e l'abbiamo tutta lì per un annetto per farvi capire che non deve far cazzata. Cresciuta fluttuando nell'aereo, e dicevo, e la ciurma si è ridotta tipo da 500 che erano tra civili, eccetera, eccetera. Siete rimasti tipo 350. E c'era una seconda nave che sostanzialmente con cui eravate in contatto e da un paio di mesi a questa parte son terminate le comunicazioni. Ok. Di punto in bianco. Nessuno più. Una cosa, una domanda. Sì? Questa nave cosa fa? Sta al largo oppure ha un percorso? Stanno al largo da Grigiaspina per il semplice fatto che comunque delle 350 persone a bordo di questa nave in realtà sono quasi tutti civili. Non ce n'è di gente per manovrare la nave. Si possono prendere le scialuppe, sì, e si può mettere... No, scusa, ma un cacchio di scogli, un pezzo di terra in mezzo al mare da usare come rifugio, no? Se non c'è nessuno che ce la porta è difficile. Sei in balia delle onde e del vento, quando nessuno sa pilotare la nave. Quindi l'hanno ancorata e via. Rimaniamo qui finché non ci sono notizie. Sono passati 8 anni e ancora non ce ne sono, però... Dai. Comunque, dicevo, sostanzialmente da un paio di mesi sono terminate le comunicazioni anche con l'altra nave, per qualunque voglia motivo, non ne avete idea, e inizia un attimino a, diciamo, salire il malcontento per il fatto che, per l'appunto, il fatto che sia solo padre Mattias a procurare del cibo e che stiate facendo razionamento, praticamente un giorno mangi, due no. Insieme al fatto che il primo ufficiale che avete sulla nave stia mettendo, diciamo, circa un regime, non è bello. E siete stati contattati personalmente da padre Mattias, che ripeto è quello che vi permette di mangiare un giorno sì e due no, altrimenti eravate morti di fame, per sbloccare un po' la situazione.
Okay. Sì, ma sono passati 8 anni. Si fa quello che si può, eh. Comunque, una volta contattati da padre Mattias, vi viene sostanzialmente recapitato il messaggio a ognuno di voi personalmente e prego, fate. Siete sulla nave, 350 persone circa, gestitevela. Ok, io c'ho una domanda. Fai. Chi è Taylor? Taylor è un ragazzo di grigia spina, cresciuto così, un po' come te sostanzialmente, solo che il suo padre non era Ranger, suo padre era uno dei miliziani di grigia spina, quindi più o meno qualcosa anche lui sa fare in combattimento. Ok. Va bene. Chi inizia a raccontare? Cosa fa? Prego, ragazzi. Allora, intanto, che ore sono? Sono... è quasi mezzogiorno, in realtà. Quindi allora siamo... perché il momento migliore per prendervi è quando vi devono dare da mangiare, così non vi riparate. Che siamo? Fa caldo, freddo... 10 maggio. 10 maggio. Oh! Il mio compleanno. Fa caldo. Auguri. Allora, doppia razione, no, non è possibile. Doppia razione d'acqua. Salata. No, fortunatamente ho creato acqua e ne ho la volontà, quindi... E quindi? Ok, niente. E come ricevo questa convocazione? Ti viene personalmente a chiamare Taylor, dicendo che padre Mattias ha un messaggio per te. Gli dice anche di andare a chiamare gli altri, e nel caso non li trovasti ti darà una mano Taylor a cercarli, perché comunque la nave è grande. Va bene. Vado a cercare Aria, Gillian... E basta. E anche Fara. Normalmente non la trovo. Oh, l'andrò a cercare personalmente. Peccato. No, glielo dico a te. E vabbè, quando vede che siete in tre, ne manca uno, vado a cercarlo. Comunque, scherzi a parte. Dopo un po' anche Fara si ritrova. Quando ti viene a cercare uno, ti dice: oh, guarda che padre Mattias ti manda a chiamare. Non so se è per le razioni, per la tua razione di cibo, ma ti ha chiamato, insomma. Sai che 2 giorni che non mangio, cazzo, cioè, ho bisogno di... Se si parla di razioni, andiamo. Non sei l'unica che non mangia da 2 giorni, vai. Comunque, una domanda, Sergio. L'altra nave con cui avevamo contatti aveva civili sempre di quest'isola? L'altra nave, che tu sappia, aveva dei civili, ma ne aveva molti meno, perché era tipo una nave dove c'era dentro, diciamo, la gente un po' più importante. Presente. Quella, diciamo, per nobili e signorotti. Chiamiamola così. Sono andata lì, eh? Perché non io ho una domanda. Ah, scusa. Sì? No, continua te, Gerak. Ok. In ogni caso, questo regime è regime molto della morte o mediamente della morte? Il primo che fa casino viene buttato a mare. Ok, molto della morte. Ok. E fare ancora la passerella in passo agli squali. E non sono pirati. E Barba Nera, capitano. No, c'è l'handout, ora lo faccio vedere. Questo è il primo ufficiale. Lo faccio vedere a tutti io, dai. No, lo sto facendo vedere io, anche perché se lo devo vedere io. Beh, penso che lo vedrai anche tu, comunque. Dai, non sembra così padre cattivo. Ma posso fare una piccola specificazione del mio personaggio? Che è un effetto molto visivo. Che praticamente da quando si è... messa che da quando siamo andati su quest'isola, lei, il mio personaggio, non si toglie quasi mai l'armatura se non per dormire e per lavarsi, e ha fatto di tutto per assomigliare il più possibile alla sua divinità. Si è fatta crescere i capelli rossi ancora più lunghi per essere uguale alle raffigurazioni. Ah, quindi è verde con 4 braccia, giusto? Esatto. Non è induista la divinità, però va bene. E infatti va in giro con la sua arma. E, come diciamo, più per assomigliare il più possibile a lei, per dare nella sua mente, spiega che questo possa dare una speranza alle persone presenti sulla nave
a credere che comunque c'è una, non dico una rappresentazione della divinità, ma comunque una persona molto vicina a quella divinità che può comunque aiutare. Ok. Dai, una nota la faccio anche io sul mio personaggio, allora. Vai. Non so se notate la foto, ma tipo fare completamente rasata, tipo maschio, ed è proprio vestita da maschio, non si vede tanto che è una ragazza. Beh, anche prima non è che si notasse. Sì, ma adesso di più, perché li ha proprio rasati. Così che neanche quell'indizio che tipo, magari, no. Esatto. Purtroppo. Ok. Quindi, sostanzialmente, dopo che c'è stato queste descrizioni vostre, torniamo al gioco, andate da Padre Mattias, che effettivamente vi dà il vostro pasto. Che nutriente, eh? Peccato che sappia di cartone compresso. Cos'è il cartone? No, è per farti capire che sapore ha. Sta praticamente dando questa sbobba grigia, che sa di cartone compresso e bagnato, che è nutriente, ma... Vabbè, mangiare non è il massimo, diciamo. È la colla che usano per chiudere le fessure della nave, cioè nel senso... Forse Aria signorina che è abituata bene gli dà fastidio, ma io, cioè, mi sono cresciuta nella merda, a me non mi interessa. Io, per non saperne leggere né scrivere, ogni volta che mangio lancio purificazione cibo e bevande e poi mangio. Così. Bene. E quindi, dopo che vi ha dato le vostre razioni, parla a tutti voi dicendo, ragazzi, credo che sia necessario chiedervi un favore. Dica, Padre Mattias. Voi siete tra i civili, diciamo, più adatti a un'eventuale esplorazione. Padre Mattias, perché parla a bassa voce? C'ha la voce. C'ho una certa età, cioè, vedi di capirmi. Sta diventando anche siciliano. Ma non è che non vuole farsi sentire. No, non sì, è quello. Padre Mattias, posso dissentire sulla scelta dei membri? C'è qualcuno che forse non sarebbe così adatto. Già. E casualmente guardo Fara. Purtroppo, figliolo, è questo quello che ci consente la situazione. Siamo messi male. E appunto, è quello il problema. Comunque, sostanzialmente, ripeto, c'è bisogno che qualcuno o scenda a terra o vada a controllare sull'altra nave, perché non siamo in condizioni di continuare così, lo facciamo già da troppi anni. E guarda, se si tratta di scendere a terra mi offro volontarissima, eh? No, io no. Dovete andare tutti insieme, però non è sicuro né scendere a terra né andare su una nave apparentemente abbandonata. Capisco, Padre Mattias, posso suggerire il mio... La mia idea sarebbe quella di scendere al suolo, poiché se è possibile diminuire il tempo necessario affinché queste persone possano scendere sulla nave, penso sia la soluzione migliore. Sì, supponevo che aveste scelto la terra. Qualunque cosa che possa essere utile, sopravvissuti che magari in questi anni abbiano resistito alla piaga, oppure... dei anche membri della guardia cittadina, insomma, anche loro rimasti. La piaga, purtroppo, esattamente questa piaga. Non so troppo della piaga e dei suoi effetti pratici. So soltanto che prima fa ammalare le vittime per poi ucciderle, e se lasciate al loro corso naturale, che non è più tanto naturale, si risvegliano come non morti. Ah, caspita. E voi avete mai visto uno di questi non morti? Ne ho visto soltanto uno di sfuggita. E una bestia che corre su quattro zampe. Ma credo di sì. Noi sappiamo... Fuori dal gioco, noi sappiamo quali sono i sintomi di questa piaga, perché comunque li abbiamo visti.
Beh, allora, in realtà anche voi avete visto poco, ma con delle prove di conoscenze storia per ricordarvi cosa avete visto, forse qualcosa potete sapere. Io rinuncio. 10 basta. Anch'io. Sì. Perché se qualcuno ha conoscenze storie è meglio, cioè nel senso. Io provo. Ce l'ho. Se no vi dico cosa fate con 10, amen. Ho fatto 9. Fai considera che ho fatto 10 perché non ho neanche l'abilità. Ho fatto 14. Sì, in realtà hai fatto 10 perché dubito che tu abbia conoscenze storia. Ma mai ne da bravo lato. Sì, che poi storia, scusa. Gillian, tu hai conoscenze, puoi provare o... Non posso provare perché non ho l'abilità. Vabbè, allora prova, cioè tira e vedi soltanto se arrivi a 10, per arrivarci a 10, perché comunque... Sì, ce l'ho fatta, 13. Vabbè, anch'io, però... chi è arrivato a meno a 10, sa che gli effetti di questa malattia all'inizio non sono visibili, perché c'è un periodo di incubazione di almeno un giorno. Però quello che sostanzialmente puoi vedere dopo sui corpi o sulle persone infette sono tipo pustole e bolle, in modo vagamente simile alla peste, potremmo dire. Ok, ma è molto contagiosa? Come si... A quello non avete, non avete avuto occasione di controllare. Quello che di sicuro sapete è che non è per via aerea. Ok. Cioè, tipo, se questi morti viventi ti morde, sei infetto o cosa? Probabilmente, ripeto, sicuramente non è per via aerea, perché quello l'avete potuto verificare, siete sani. Però, il resto, fate le vostre supposizioni. Ok. Va bene, beh, andremo a controllare. Suppongo che queste creature non sappiano nuotare, comunque, visto che in tutti questi anni no, sono stati assicuri. No, siamo su una nave per sport. Beh, un punto debole lo sappiamo. Molto utile quando saremo sulla terraferma, sapere che non sanno nuotare. Ok. Non è il momento di perdere tempo a cincischiare. Possiamo partire subito? Sarebbe meglio farlo di notte, quando nessuno vi può controllare. Il capitano, o meglio, il primo ufficiale, non è troppo propenso all'idea. Non è d'accordo. No, lui avrebbe preferito andare a controllare la nave, però qualcosa mi dice che è meglio prima controllare a terra. E come faremo a tornare sulla nave dopo... Beh, diciamo che... Tornare? Tornare, sì, torneremo. Diciamo che il primo ufficiale non è molto alla mano ultimamente. Penso che la situazione potrebbe solo peggiorare. Se andiamo via senza il suo permesso e poi torniamo, c'è il rischio che ci faccia buttare fuori bordo appena messo piede sulla nave. Ho un paio di persone a bordo della nave che aiuteranno a coprire la vostra assenza. Non farà domande fin tanto che riuscirete a tornare entro un paio di settimane. Ma scusa, da quel che so non ci sono scialuppe. Comunque potrebbe accorgersi che manca una scialuppa da qui a qualche giorno. E infatti non andrete tramite scialuppa. Ce ne sono rimaste tipo due, ma non andrete usando una di quelle. Diciamo che sempre tramite conoscenze ho fatto costruire una sorta di zattera di fortuna. Dovrete usare quella, purtroppo. Beh, meglio di niente. Assolutamente. È già finito. La bussola ce l'abbiamo? Ce la potete dare? Ce l'ho io. Poi da quanto dista dalla nave la terraferma? Ma in realtà solamente 300 metri. Ma cavolo! E poi la vediamo. Ci serve una bussola, è di là. Se volete la bussola per orientarvi, va bene, però a 300 metri, grigia spina, la vedi, lì. Sì, ma infatti il problema non sarà arrivare a terra, diciamo così. Ma perché non mi sono mai buttata in mare a nuoto fino a riva, non lo so, vabbè. Perché poi sei da sola, bella idea della merda. Ragazzi, da sola
una zona dove c'è una piega che ti uccide in tempo un giorno e pieno di morti. Vedete? Meglio che stare in una barca con Aria e l'altro tizio antipatici. Ma guarda, per me io la lascio andare. Cioè, è bella questa, come si dice, questa filosofia. Cioè, porta proprio alla sostituzione del PG in due sessioni, secondo me. Però andiamo avanti. Quindi, andiamo. Ci organizzeremo allora quanto necessario. Partiremo il prima possibile. No, usando le tenebre a nostro favore, si intende. Va bene. Molto bene. Ci vedremo stanotte, allora. Quindi, prendete, iniziate a fare i vostri preparativi, chi con, tipo, finalmente scendiamo dalla nave, e chi con l'atteggiamento da abbiamo una missione da compiere. Probabilmente il primo è più Fara e il secondo è più Aria. Io sono stranamente più sul Fara, perché a me non interessa tantissimo trovare provvista, a me interessa scendere dalla nave, perché io in questi 8 anni... ho provato a cercare qualcosa tipo su quello che è successo alla mia famiglia, ma l'altra nave è di aristocratici, dalla terra non arriva niente. Se io penso che il mio personaggio, quello che vuole fare è scendere sulla terra per controllare, magari per avere quantomeno una conferma di quello che è successo, o dare una degna sepoltura nel caso. Penso che con la piaga prima dovrò bucherellare qualcuno, che non è una bella cosa. Già. Iago, no, io non vedo l'ora di toccare terra con questi stivali. Domanda molto stupida. Mm-hmm. Sulla nave abbiamo fatto delle conoscenze con qualcuno in particolare? Taylor. Ma sì, conoscete un po' di gente, cioè chi più chi meno, per dire. William e Taylor più o meno hanno fatto comunella. Tu, Aria, sempre la chierica. E puoi immaginare, Gillian anche lui è abbastanza, cioè, comunque sempre ripeto, da bravo figlio di taverniere sa come farsi apprezzare, anche se non è esattamente tutto sto carisma. Fara conoscerà un paio di persone. Okay. Guarda che io mica sono introversa, sono stra... Sì, ma non, mi sa che non vai a parlare con tutti. Ah. Io penso che tutti non vogliono parlare con Vara. Che altro, la mia preoccupazione è un'altra. C'è qualche per caso qualche figura che tipo è attaccata a noi tipo come bisogno? Immagino più il chierico. Ma scusa, ma Herman in tutto questo che sta facendo? Non sapete dove sia. Ripeto, la nave è grande. Forse è uno di quelli che vi coprirà quando ve ne andrete. Forse. Perché ricordiamo, il giocatore di Herman oggi non c'è. Ah, giustamente. Pensavo si fosse notato, però. Lo ricordiamo. Lo ricorderemo così. Ok, quindi non ho praticamente una combricola di ragazzi, non sono la maestra dell'asilo della nave, il concetto è quello. No, a quel livello non ci sei arrivato. Ok, perfetto. Ok. Quindi, se tutto è a posto... Te skip di qualche ora. No, un attimo, aspetta, io voglio preparare un mutageno per il giorno, okay, o per la sera, e poi preparare una pozione di bombarolo. Io torno fra 15 secondi, un secondo. Mi conto, eh? C'è occhio del bombarolo, fine. Okay. Devo fare tiro alchimia? Ma in realtà, cioè, sono i tuoi estratti o cosa? Sono uno è un estratto, l'altro è un mutageno. Ma non devi tirare per nessuno dei due. Ok. Ok. Sostanzialmente, quindi. Io mi faccio dire chi sono i due tizi che ci devono coprire, se si può. Sarebbe meglio di no, dice padre Mattias. Proprio perché se qualcuno dovesse capire qualcosa, meglio che nessuno conosce i nomi. No, appunto per questo, non è che arriviamo lì e poi non sono loro due perché li hanno sostituiti o che altro. No, di quello non ci sarà problema, non ti preoccupare. Speriamo. Garantisco io, ti dice padre Mattias. Sulla nave di non ci sono molte altre persone di cui potete fidare. Senta padre, ma...
Ma non è che abbiamo un compito un po' più specifico di così, cioè un po' generico andare lì e cercare sopravvissuti e rischiare così tanto, scendere dalla nave e rischiare di non tornarci più, ecco, per trovare due qualche disperso. Il problema però purtroppo è proprio quello, che non abbiamo un vero obiettivo. Cioè, qualunque cosa possa aiutare, anche delle razioni che miracolosamente si sono salvate potrebbero aiutare. Se proprio però volessimo andare a dare dei dettagli, forse ci dovrebbe essere, almeno era uscita anni fa, è in vista della costa, giusto, la nave. Sì, però fammi finire. Cioè, se qualcuno fosse sopravvissuto, avrebbe mandato qualche segnale di fumo dalla costa, però in questi 8 anni non credo sia mai successo. Forse perché Gia Spina potrebbe anche essere la zona più pericolosa, non si sa, oppure perché è quella meno difendibile e quindi ha poco senso rimanere lì. Comunque, in ogni caso, dicevo, se proprio si vuole un obiettivo un po' più specifico, anni or sono, per l'appunto, tra la gente che era scesa dalla nave c'era anche il capo della spedizione religiosa. Lui doveva andare a Splendiluna, poi che fine abbia fatto non si sa più. E se potessi trovare il suo corpo, i suoi resti o qualunque cosa che comunque spinga, diciamo, il primo ufficiale Collins a darsi una mossa e o attaccare o tornare indietro in qualche modo. Va bene, padre. Una mappa della regione? Vi possono dare una mappa della regione fino all'incrocio tra, per l'appunto, Splendiluna e Fior di Giorno. Mi dà una mappa. Ok, e questa sarà utile. Vabbè, se non c'è altro, no, queste erano le cose. Poi ripeto, facciamo questo time skip fino alla sera, dove tutto di soppiatto padre Mattias, Taylor, Herman e un altro paio di tizi sulla nave che non vi ricordate nemmeno se ci siete entrati in confidenza, perché comunque la gente è tanta e non tutta voglia di parlare. Prende la nave, cioè, o meglio, la zattera improvvisata, inizia a calarla con voi sopra. Aspetta, prima io volevo fare due chiacchiere con Taylor, giusto? Visto che vedo che comunque lui sa della cosa. Taylor? Sì? Tu sei di Grigia Spina, giusto? Esattamente. Molto probabilmente ci passeremo. Non lo so, hai rilasciato qualcuno a terra? Vuoi che proviamo a vedere se ci sono dei sopravvissuti? Ma sinceramente c'era solo mio padre, ma io lo odiavo, quel bastardo. Beh, un pensiero in meno. Dai, buona ragazzi. Mi faccio calare. E giù. Toccate l'acqua. Vi dicono di slegare le corde. Pensavo, chissà quante case di ricchi abbandonate ci sono lì, eh? A Grigia Spina? Tutti scappati in fretta e in furia. Non intendo Grigia Spina, ma lì a Splendiluna, una città un po' più grandicella. Splendiluna è un gran bel viaggio. Ci metteremo un po' ad arrivarci. Comunque, sostanzialmente vi hanno calato. E da lì arrivare a Grigia Spina, anche senza abilità di navigazione. Io le ho le abilità di navigazione. Ah, pensa, anche volendo. 8 anni su una nave, un punto in professione marinaio me lo sono messo. Sembra giusto. Prendi, è arrivato fino a Grigia Spina. O volete attraccare da qualche altra parte? Allora, io direi di non attraccare direttamente a Grigia Spina. Volete attraccare siccome, più sud o più a nord? Allora, siccome sono io che piloto la nave, visto che penso di essere l'unico con diciamo qualche minimo di conoscenza, vorrei avvicinarmi tipo a, facciamo 50
tra i 50 e i 100 metri dalla riva, vicino al Grigia Spina, e vedere se riusciamo a vedere se la zona è sicura, se è pericolosa. Ma in realtà si vede poco per via del buio. E... giustamente, quindi... è vero, è notte. Allora io direi di attraccare a sud. Ok, quindi sostanzialmente ti fermi sulla costa sabbiosa a poche centinaia di metri a sud di Grigia Spina. Scendete tutti quanti, portate la zattera sulla spiaggia in modo tale che il mare non si porti via. Sai com'è? La base è quella. Sì. E da qui in poi, prego, come decidete di agire? Mi butto sulla sabbia e faccio sabbia, sabbia. Allora, anch'io sto 10 secondi in contemplazione perché ho i piedi finalmente da 8 anni su un suolo che non si muove. Io guardo verso la direzione in cui c'è Grigia Spina. Quanto a sud ci siamo messi? Cioè praticamente al... io direi... vedi la linea. Io direi al confine. Io direi appunto sui 500 metri, io direi. Ok, va bene anche quello. Direi che potremmo controllare per l'appunto Grigia Spina come prima città. Sì, è la più vicina, sicuramente la scelta migliore. Sì, meglio non avventurarsi dopo se c'è del peggio. Se invece è tutta una bufala, che non credete? Beh, possiamo avventurarci fino a fior di giorno. Quello dopo, ma abbiamo bisogno di qualche risorsa, non abbiamo nemmeno provviste, qualcosa dobbiamo trovare. Beh, vediamo se c'è qualche animale qui in giro. Dubito, ma proviamo. Pesce? Schiamo con le granate. Ne ho abbastanza di pesce, grazie. In effetti. Immagino che ci dirigiamo a Grigia Spina in assetto da combattimento con le arrate. Aria. In realtà vi ricordo che è notte e credo che tipo chi di voi vede al buio? Nessuno. Non so se almeno l'Elfling c'ha qualche cosa, non mi pare. Accendo due torce. Aspetta. Io ho una torcia. Per quanto ne sappiamo noi, sti non morti vedono con la vista, che sensi usano per vedere? Allora, non ne siete sicuri, però una cosa che più o meno anche la chierica sa, conoscenza base, quasi tutti i non morti al buio ci vedono. Okay. Però proprio di vista. Quindi sì. Direi... Certo, hanno anche loro la loro somma di problemi, perché comunque ci vedono anche loro in bianco e nero, con luce fioca. Però aspettare domani mattina per avvicinarci a Grigia Spina. Sì, però io direi allora nel mentre di passarci intorno senza entrarci per arrivare dal lato in cui c'è la strada, così poi domani mattina dopo averla controllata potremmo proseguire rapidamente. Ah, secondo me è il caso di accamparsi il più lontano possibile da Grigia Spina, se effettivamente... Ma infatti non sto dicendo di entrarci, sto facendo di farci il giro intorno per portarci... No, anche vicino così non è molto sicuro, secondo me. Sì, ma si fa reati mezzo chilometro dall'ingresso della città. Comunque siamo già a mezzo chilometro. Semplicemente invece di essere mezzo chilometro a sud, saremo mezzo chilometro a est. Esatto. Ho capito, però volete la differenza? Se ci sorprendono qua, abbiamo la zattera e il mare in cui ripararci. Invece... più nell'interno, cioè, è un po' più complicato, eh? Però non abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Se ci mettiamo più di 2 settimane, probabilmente il comandante se ne accorgerà. Esatto. Vabbè. E aggiungo anche che 8 anni di stare lontano da questa città mi hanno fatto passare la voglia di scappare se vedo qualcun nemico. Non credo che sia mandato qua per morire in 2 giorni, eh?
Infatti io non ho intenzione di farle fare. Beh, stiamo in guardia. Ce la faremo. Semplicemente faremmo i turni di guardia a coppia. Credo che sia l'idea migliore. Allora, io non ho mai affrontato un uomo morto. Non so se... E non credo nemmeno voi. Quindi... Non la prendere così semplice, ecco. Non sto prendendo semplice. Poi se queste creature effettivamente sono infette, chi vi dice che non basta che vi tocchino per infettarvi, eh? Io cercherei di evitarlo il più possibile. Beh, io ho il fuoco purifica tutto. Beh, può funzionare. Saranno comunque non morti. Io non ne so molto della questione, ma penso che aria sia la nostra miglior arma contro dei non morti. Precisamente. Quindi finché abbiamo lei non dovrebbe essere un grosso problema. Sa. Quindi accampiamo. Se sono l'unica che ne pensa, la pensa così, andiamo allora. Andiamo allora a 500 metri a est lungo la... Sì, tipo qui. Sulla strada, no? Per capirci qui. Praticamente, okay. Sì. Ci andate seguendo la spiaggia, giustamente, no? Sì, rimanendo comunque a una certa distanza dalla città per non rischiare. E io comunque mi guardo intorno, diciamo, faccio un po' d'attenzione. Hai acceso una torcia, giusto, Aria? Due. Me ne passi una? Io ho la mia lampada, ad olio. Anch'io ho la torcia accesa, No, tre torce mi sembrano un po' in eccesso. Allora facciamo così, ne tengo una torcia io, una torcia a certe fare e la lanterna di Gillian a bordo. Va bene. Ok. Quindi prendete, camminate fino a 500 metri dalle domande sulla strada che porterebbe al forte e decidete di fermarvi lì. I turni di guardia? Dovrete farli, è necessario se non volete essere colti di sorpresa, certo, da qualunque cosa si aggiri nelle tenebre. Facciamo, però siamo in quattro. Facciamo io e Gillian e Farah e Aria. Ma poi dormiamo 4 ore. Rimaniamo fermi più tempo? Direi... Per me si possono anche fare turni singoli, ma è rischioso e io il turno singolo a Farah non lo faccio fare. Allora ci fermiamo 10 ore e dormiamo 5 ore a testa. Per me va bene. Con 5 ore di sonno non abbiamo problemi di stanchezza? Se qualcuno con particolari fragilità alla costituzione può essere, però di base verrà tutto regolato da un tiro di dado. Non troppo difficile, però. Tempra? Io ovviamente posso dormire su dado, in spiaggia? Arrivo con la mia tempra. Trovo un albero in spiaggia. Una palma. Gli alberi ci sono vicino alla spiaggia, volendo. Assolutamente no. Se vedi il tipo di terreno, qui è tutta costa, sabbia e qualche montagna. Ascolta, in Sardegna, dove vado io al mare, c'è una pineta accanto. Ho fatto uno critico. Bravo. Iniziamo benissimo. Io comunque, ho fatto se non vedi una pineta vuol dire che non c'è una pineta. Io ho fatto 14, sono il primo a fare il turno di guardia subito dopo, no, perché stavo pensando che se vedevo tipo che dovevo farlo dopo Gilliam, se vedevo che dovevo svegliare Gilliam e poi Gilliam era magari distrutto, lo lasciavo dormire e facevo più ore io. Ma comunque Io, no, è vero, infatti siamo a due, il tiro di tempra ha fatto uno. Però siamo i primi, niente. Ma se facciamo i turni normali senza queste boiate che uno fa doppio turno. Ma fare il doppio turno è molto più sicuro. E fare tipo 12 ore di sonno, 6 ore a testa. Le voci. Se ore a testa già è un attimino più di riposo. Come 12 ore? Ma scusa, perché sono adesso? Adesso sarà mezzanotte, ovviamente non avete un orologio, però... Allora, noi ci sveglieremo cosa? Alle tipo 5 del mattino, suppongo, molto presto, per non sorgere il sole. No? Dipende da quanto volete dormire, potete anche svegliarvi a mezzogiorno del giorno successivo, però...
No, secondo me è così, cioè perché dobbiamo dormire 12 ore, non capito. Sta a voi, per non stancarvi. Non dormiamo 12 ore, dormiamo 6. Ma appena scesi la barca. Sì, ma durante la giornata non avete avuto tempo di cincischiare. Ok. Quindi dormiamo fino alle 10 del mattino, 5 ore, 5 ore. 10 del mattino, è un po' tardi 10 del mattino. Sono 5 ore, 5 ore a testa. Dormire 5 ore è già poco. Vuoi dormire di meno? No, dico, cioè, il clima non è sicuro secondo me, però non vedo perché non è sicuro dormire fino alle 10 del mattino. O qualsiasi ora del giorno per semplicemente perché siamo fermi qua. Qualsiasi ora del giorno per uno morto è la stessa ora. Non frega niente. I morti non dormono, non hanno bisogno di rifocillarsi, vedono al buio, per loro non cambia niente. Quindi qualsiasi ora... Sto dicendo siamo... che meno stiamo fermi in un posto, meglio è. E infatti è per questo che dormiamo 5 ore a testa, ma dobbiamo dormire. Se non dormiamo è un problema. Dici? Dici? Ok, allora... avrà già dei malus. Farah, okay. Deve ancora tirare. Farah, fammi un tiro di tape. Devo tirare? 14 basta? Sì, ho voglia. Ma basta 10, non è che... Okay. L'unico che non lo passa è il taverniere. Non è abituato a sti turni. Quindi, fortunatamente, la nottata passa senza problemi. Vi svegliate quando il sole ormai dovrebbe essere già alto. L'unica cosa è che la giornata è nuvolosa, però... Mm-hmm. Almeno il sole non batterà troppo sulla vostra pelle. Ok. Allora, ora che c'è un po' più di luce, io vorrei individuare un po' più di segni di presenza di nemici, ecco. Ok, quindi cosa vuoi fare? Vuoi andare avanti da sola a vedere se trovi qualcosa? Dai, mentre un'ora prima che partiamo faccio un giro per l'illustrazione intorno all'area, un raggio di 200 metri. Non so, ma lo devi dire tu, 200 metri? Scappo un secondo. C'è qualcuno che intanto va a fare cose, un secondo. Ok, 200 metri. Quindi... Stando nascosta, quindi faccio un check di furtività. Sì, ma più che check di furtività fammi un check di percezione. Che è più importante. E come? 17. Ok. E in realtà movimenti è difficile notare a questa distanza. Non ci sono ovviamente segni evidenti di qualcosa di recente. Qualsiasi cosa, Non sembrano essercene. Ok. Io tanto controllo il terreno. A parte che è sabbioso, quindi già difficile, ma vedo se ci sono forme di vita tipo erbe, erba, cose del genere, se ci sono nella zona, e se ci sono, se sono malate, se hanno mostrano segni di malattia. Fammi una percezione anche tu. Percezione, io ho bel... 3, quindi 13. 13. Con 13 non noti niente di particolare, né in positivo né in negativo in realtà. Cioè, forse perché il territorio non è adatto a trovare la vita, spiaggia, c'è poca di roba, a meno che non trovi un granchio di passaggio, è complicato. Qualcosa che noti in lontananza verso Grigiaspina sono dei corvi che volano qui e là, però potresti anche andare a intuire che quelli mangia carcasse, quindi è peccato. Tutto no. Può essere. Esatto, ma comunque se c'è erba davanti, vicino a noi, non è marcia, non sembra effettivamente ammalata. No, sembra erba normale, okay. Ce n'è pochissima tra l'altro, sulla strada, giusto qualche ciuffo d'erba qui e là. Immaginavo. Niente. Ok. Quindi Farah ha fatto la sua ricognizione a 200 metri, ma ha visto in realtà decisamente poco. Aria, hai controllato, non sembra che ci sia niente di tossico o letale nelle dirette, proprio nelle immediate vicinanze. Che cosa volete fare? Io medito con questa per i miei incantesimi. Ok.
Gideon, tu sei un attimino sfombato, non sei abituato, eh? Ah, effettivamente, no. Per come si dice, per completezza, tu in questo momento sei affaticato con tutte le penalità che, che incorrono nell'essere. Okay. Io prima che, io mentre mi sto per mettermi a meditare, gli dico, se vuoi dormire un'altra ora ti sveglierò io, dovrò meditare per tenere i favori della mia divinità. Potrebbe essere utile per ristorare un po', vedo che sei un po' ostra. Sì, se è possibile, sì, per favore. Flora è già tornata? Sono abituato alla terraferma. Sì, non è che ci ha messo tanto. Ho fatto 300 metri avanti, 300 metri indietro. Ok. Quindi, mentre Gillian ruba un'altra ora di sonno e Fara, cioè, e Aria si prepara agli incantesimi, con il supporto della sua divinità, Fara è tornata dalla ricognizione, ma non ha trovato ben niente. Fara? Non ci sono apparenti segni di morti di denti? Sì. Beh, questa è una fortuna. Andiamo noi due a Grigia Spina a controllare. Va bene. Splittare il party, via del cazzo. Direi... allora, Gillian non è molto ferrato. Direi diamoci, facciamo così, se non siamo di ritorno entro un'ora basta. Se lei non è di ritorno entro un'ora. Lei chi? Lei. Siamo due. E ma andiamo insieme, da quel che ho capito. Sì. Sto dicendo, se non siamo di ritorno entro un'ora, magari... veniteci a cercare lungo la strada. Io faccio un gesto che solo Gillian fondamentalmente riconosce, perché essendo amici da piccoli un po' li conosce, che sarà tipo lo scongiuro. Sì, però sempre dorme Gillian, quindi in realtà fai lo scongiuro a Gillian e poi ti rendi conto che dorme. Cazzo, lo scongiuro, perché porca miseria se la sta gufando. No, cioè non lo so cosa incontreremo, semplicemente. No, io non ti sto dicendo niente, infatti. Andiamo. Ok. Quindi prendete e iniziate a incamminarvi verso Grigia Spina. Ok, copertura, quindi... non ce n'è particolare. No, tu e Aria state dormendo. Ah, ok. O meglio, Aria sta pregando e tu dormi. Copertura particolare per arrivare in modo furtivo non ce n'è. Il massimo che si potrebbe fare è strisciare sulla sabbia, però... No, io però sempre quello che volevo fare ieri, quando sì, siamo a 100/50 metri, provo a osservare per vedere se ci sono pericoli evidenti. Ok, vedi se noti qualcosa. Percezione? Fai la prova, sì. Allora, fammi due per la punta, okay. 15, fammi una ai 100 e una ai 50 metri, me ne fai 21 per quella a 100 metri, 13 per quella a 50 metri. Ok. A 100 metri sei ancora lì che tipo non è facilissimo, però ti sembra di vedere dei movimenti. Quando arrivi a 50 metri quei movimenti non riesci più a vedere niente che si muove, quindi non sai se... I movimenti... stai strisciando sulla sabbia. Io per ora non cerco di andare troppo furtivo, nel senso, non striscio sulla sabbia, però diciamo cammino normalmente, cerco di non fare rumore, anche se comunque sono visibile. Spero che in cuor mio che i non morti non vedano come gli umani a una grande distanza. Questo, io ovviamente non so come funziona, né PG né giocatore, perché non mi ricordo. Però spero in un miracolo. Ok. Anche quindi, perché se strisciamo fino alla città, in un'ora non torniamo manco per scherzo. Io i movimenti li ho visti comunque per strada? Sì. Ok. Ok, io provo anch'io a portare quella... a cercare di focalizzarmi meglio su questi movimenti, ecco. Vai, fammi una prova. Percezione. Ho fatto tipo 9. No, non ti sembra di notare nessun movimento. Ok. Allora facciamo che mi avvicino. Io
quando siamo, diciamo, vicino alle case, intanto notiamo qualcosa di immediato? Come no? Lascia che ti metta l'immaginatema. Sta piovendo. Che miseria. No, non è la pioggia, è un effetto di sgranatura brutta, però... Il cadavere, più o meno è quello. Il cadavere appeso c'è? Oh sì. Ok. Anche se ovviamente ormai è marcio parecchio. Sì, sì, il problema è... Che... L'odore? È brutto. Ma l'odore è proprio carne marcia in Cina. Non stai chiedendo se è commestibile, vero? Se c'è odore di carne marcia, c'è... vuol dire che ci sono anche i morti viventi. C'è un cadavere appeso. C'è quel cadavere lì. Sì. Io cerco, appena siamo vicini alla città, se non vedo minacce, escludendo il panorama, cerco di arrampicarmi sulla prima casa che vedo. Chi è che fa tutto sto casino? Credo che sia Isaac, no. Però potrei... Ah no, è lui. Scusi Isaac. Un attimo. Ero mutato. Un attimo però, William, facciamo un piano d'azione. Mi arrampico sulla casa. Ti avvicini a una casa, inizi a tirare fuori il necessario, che in realtà tipo sarà un coltello per infilarlo eventualmente dentro al legno e poi ti tiri su. A dire vero, un rampino. Ah beh, allora anche meglio. Prendi, prepari il rampino per iniziare a lanciarlo. Allora io voglio uccelli, quelli sono qua, pieno di corvi, come l'immagine. Sì. Dove sono raggruppati principalmente? Sostanzialmente nella parte ovest della città. Ok. Ci sono luci, apparentemente? No. Niente luci. Fumo che esce dalle case? Niente. Come sono? C'è qualche casa sbarrata? Ah, molteplici case sbarrate. La stessa quella con cui a cui c'è il cadavere appeso è sbarrata. È proprio sbarrata, cioè delle assi. Sì, sì, cioè almeno vai a intuire che si è sbarrata. In realtà se è sbarrata è sbarrata da dentro, perché. Ok, provo a osservare più da vicino il cadavere. Ok, e il cadavere in realtà cioè, il fatto che è sopra, quindi lo vedi un po' così da distante, il fatto che è marcio, in putrefazione da un bel po', c'è poco che riesci a discernere dallo stesso. Cos'è, un maschio, una femmina, un bambino? Sembra che fosse un maschio adulto, un umano. Ok. Posso stimare da quanto tempo gli ha appeso? Ma è difficile stimare da quanto è appeso. Comunque bisognerebbe fare una prova di medicina per intendercene. Okay. Vuoi fare la prova? No. Ok. Nel mentre, William, pur lanci il rampino, fammi un tiro di colpire a distanza. Allora, con la mia distanza... Ce l'hai fatta? Okay. Ce l'hai fatta, non ti preoccupare. Prendi, lanci, arriva fino al tetto, ti sembra abbastanza saldo e poi inizia a scalare. Ma fammi una prova di percezione. 19. Ok. 19. Prendi, inizia a salire. Quando sei tipo ormai a 3 metri d'altezza, cioè ti sei praticamente quasi fatto il primo piano, noti da un vicolo opposto a quello dove tu stai salendo che c'è una figura nel buio, dimensione più o meno umana, e sembra che si stia avvicinando a Farah. Sta avvicinando in piedi o a 4 zampe? A 4 zampe.
Lo sai che sono molto tentato di non dire. Tutto stronzo. Io nel mentre, se non mi dici entro 6 secondi cosa fai, faccio fare una prova anche a Fara, e se non la passa, amen. Io... Ok, ma... sono quanto è distante da me Fara? Dovrei urlare per avvisarla? Cioè, in realtà è tipo una decina di metri. E comunque sì. Anche senza parlare forte... Oddio, 10 metri, devo non gridare, ma quasi. È più o meno, però comunque non è nulla. Dalla tasca. Sì, c'è comunque silenzio, cioè non è che... Sì, esatto. Io non voglio fare rumore nel silenzio! È proprio quella la cosa. C'è faccio il silenzio, appunto. Io prendo il mio pugnale, che non è da lancio, è un pugnale da mischia, però il mio obiettivo non è colpire cose del genere, e lo lancio fra Fara e la bestia. Più che altro per fare... quel minimo di rumore per far girare Fara verso quella direzione, in modo che da sola si accorga del pericolo, senza fare eccessivo rumore. Meno che lei non urla, se urla gli sparo. Proprio mi lancio, lascio la corda e strango l'arco al volo, gli faccio un headshot, perché non se ne può più. E non posso Dunque, farlo. Tu prendi e lanci il coltello... Ti chiedo una prova, sempre per tirare, la difficoltà è 5 e tu hai meno 2, quindi basta che non tiri uno, dovresti farcela. Ho fatto 21. Avresti anche potuto colpire il nemico, e invece... Sì, però colpendo il nemico magari prendi, non ottenevo lo stesso effetto. Lanci il coltello, farà cioè, un coltello che ti passa relativamente vicino, comunque ti giri per vedere, c'è qualcosa davanti a te... Lo noti che c'è qualcosa davanti a te. Ok, scappo dalla direzione, scappo, torno indietro. Ok, Fara inizia a gambe in spalla e corre. William, tu, nel mentre che sei lì più o meno appeso, comunque c'è quel vedo non vedo, no? Mm-hmm. Sembra che comunque qualunque cosa si stesse avvicinando a Fara, non si sta più avvicinando a Fara. Ma in compenso si avvicina più o meno nella tua direzione e lo puoi vedere meglio. E ora avrò gli incubi. Che a vedere la... se avrò gli incubi. È un mostro di Resident Evil. Mi sta fissando? Ha voglia. Quanto è alta la casa? La casa è alta circa 6 metri. Quanto mi manca per salire? Considerando che non hai fatto prove particolari, te la stai prendendo con comodo? Io se vuoi lo faccio la prova, non è un problema. Beh, senza fare prove, 2 turni. Con una prova, con successo, puoi fare anche al prossimo turno essere sopra. Aspetta, prendendo la comoda vuol dire che prendo 10, giusto? Sì, cioè non proprio, vuol dire che non fai prove e ce la fai. Non è come prendere 10, non è la stessa vediamo. Cosa. 15. Sali su, in un turno sei sopra. Nel mentre la cosa si avvicina alla corda pure a lei. Posso fare qualcos'altro? Sì, tiriamo un'iniziativa vera e propria. Va bene. 22. Tiro anch'io. Ma tu stai telando, stronza. Ma sai, è proprio quella la cosa. Mentre tela, metti che non ne incontro un'altra. Metti che se vedo che non vieni con me, cioè magari provo a fare qualcosa. 18. Allora. Quindi. Quindi. 18 più 4 per Fara, perché la destrezza c'ha, devi comunque mettere. William, hai fatto 22 pure tu? Io ho fatto 22. Però ho solo più 3 di destrezza perché ho il tratto che mi dà più 2 all'iniziativa. È giusto. Allora fa la partita prima. Vediamo l'iniziativa del nemico. Spero non abbia un grosso tiro di iniziativa. Ok. Stai scalando. Arrivi in cima. Allora, che cosa fai? Okay. La prima cosa che voglio fare... A prima vero c'è Fara, che però
sta telando, che cosa fai oltre a telare? Mentre scappo cerco di guardarmi intorno a vedere se ci sono altri nemici, se questo non è l'uomo. Fammi una prova di percezione. Ho fatto 16, perché ho tipo meno 1, però ce l'ho come abilità di più. Ok. In realtà, cioè, tu non ne vedi intorno a te, però mentre corri, anche sopra il rumore dei tuoi passi molto veloci, riesci a sentire dei rumori, qualcosa che probabilmente inizia a muoversi, qualcosa senti. Ok, mi allontano abbastanza, però nel senso mi allontano di qualche basta per nascondermi dietro un albero e vedere dove è finito e tenere d'occhio William. Non ci sono alberi prima dei 50 km, però vabbè. Nel senso, mi sono immaginato che siamo all'ingresso di Giaspina. Sì, puoi cercare un albero in qualche giardino. Quello sì, lo può fare. Ah, io mi sto immaginando che siamo proprio all'ingresso, quindi qualche albero... No, avete fatto qualche metro in più in realtà. Cioè, per trovare i cadaveri appesi, scalare, un po' di più dell'ingresso. Oddio, io alla prima casa mi arrampicavo, quindi siamo esattamente al bordo della città. Esatto. E se la prima casa non fosse scalabile, è un problema. Faccio... Cioè, io non devo andare più dentro per trovare un'altra casa. Vado a quella a fianco. Ah, sì, a quella a fianco. Tranquillo. Vabbè, ma non è più in dentro. Non preoccuparti tu. Un riparo, no, però... qualcosa. In pochi metri sei fuori. Prendi un sasso e che fai? Mi riparo un sasso, tiro fuori l'arco e tengo d'occhio William. Ok. Io devo farti alcune domande. La creatura come si è avvicinata alla casa? Si è avvicinata piano, con calma o tipo correndo, tra virgolette? No, ha fatto tutta... si è fatto 10 metri su 4 zampe, è arrivata davanti alla corda. E poi si è fermata lì. Ok, sembra avermi notato effettivamente o ha solo tipo sentito un rumore? Ti guarda. Bene, mi ha notato. Allora... un'azione preparata. Se io estraggo l'arco, non posso fare un'azione preparata, vero? Sì, perché sacrifichi l'azione standard in realtà. Ah, allora io come azione preparata voglio puntare la creatura e sparargli appena inizia ad arrampicarsi. In modo, oltre al colpirla, se la colpisco, vorrei buttarla giù per cercare comunque di fargli anche subire i danni della caduta, e per l'appunto se si sta arrampicando per lei è molto più difficile schivare. Ok, tu sei lì, la creatura la senti parlare e parla nella tua lingua. Oh Cristo. Quello che sta dicendo sostanzialmente: ho trovato una preda, venite fratelli. Posso sparare? Sì, prego. Cioè, non sta cercando di arrampicarsi, no? Lui sta dicendo sta cosa. Aspetta un altro po' abbastanza. Per vedere se si vuole arrampicare. Se in un altro paio di secondi non inizio, gli sparo. No, sta iniziando. Dopo che l'hai detto, inizia. Ok, battilo comunque ai 4 metri, quando mi è abbastanza vicina da subire dei danni sostanziosi, gli sparo. Ok, vediamo se riesce a scalare molto, molto, vabbè. 8. No, no. Però io vediamo sparo due colpi, perché tiro rapido. Ah no, è azione round completo, mi sa tiro rapido. Beh. Potrebbe essere, ma in ogni caso. Vediamo se lui riesce a scalare molto veloce. E cazzo sì, Fanculo tu e tui 16. Quindi lo vedi che praticamente con una mano o zampa, non saresti in grado di definirla, si attacca effettivamente alla corda. Con le altre inizia tipo a correre sul muro, sempre tenendosi alla corda con una mano, e con le altre si dà la spinta. E un turno è su. Che puttana. Buongiorno. Buon salve. Torniamo a fare.
che vedi che da lontano c'è questa scena di questa creatura che si è fatta tipo 6 metri di scalata in un attimo. William davanti con l'arco, che ha sparato una freccia, ma ha mancato. Tra l'altro tolgo la freccia. Bravo. Parla più forte e chiudi qualsiasi cosa è aperto di internet. Esatto, perché stai laggando. Mi sentite adesso? Sì. Sì. Dicevo, allora, riesco a notare altri movimenti? Fammi un percezione, di nuovo. Noto... Hai un bonus a quella percezione, ricorda che la tua scheda non è un abbellimento. No, però no. Lui ha anche meno 2 di... Sì, ho tipo meno 1 e un più 2, quindi 9. Troppo. Chi ne ha un cazzo. Comunque, cioè, a prescindere dal risultato, perché è bassino, anche con un più 2 è bassino, continui a non vedere. Hai sentito però che quella roba ha parlato e continui a sentire dei movimenti. Quindi non vedi, ma senti. Penso che a breve qualcosa arriverà. Sono a portata della creatura? Beh sì, la portata dell'arco è comunque abbastanza abbastanza grossa. Spara una freccia alla creatura. Ok. E grido, William, via, usciamo di qui. Quindi dopo tutto questo scendo, William, usciamo di qui e spari, però manchi il bersaglio, quindi anche tu non è che esattamente tiratore nato. E dopo mi giro per scappare. Esatto, mettiamoci un attimino in una mappa più appropriata, diciamo così. Allora. Intanto vi ricordo che avete lasciato il chierico tank dietro, va bene. Io non mi aspettavo partisse un combattimento per salire su un tetto e guardarsi intorno. Perché ovviamente era al limitare della città ad aspettarci il combattimento. Certo, dopo che hai visto movimenti a 100 metri, potevi anche aspettartelo. Ma anyway. Io pensavo c'erano cioè, movimenti a 100 metri, però un po' più inoltrati. Volevo andare a vedere cos'erano. No. Peccato. È stato bello, ma no. È stato divertente, ora siete morti. Così, dritto per dritto, ok. Tranquillo che ce la facciamo. Ok, dunque, mi servono i vostri token, se li mettete mi fate un piacere. Sì. Me lo fa trascinare. Te lo passo. Bene. Ok, è al posto. Sono qui io. Non ti preoccupare tu. E allora lui è sulla casa sbagliata. No, è che devo ancora posizionarmi. Non ti ho toccato. Devo mettere per conto mio Fana, perché... Ah, sì. Ok, ho fatto un puntato. E devo mettere, tra l'altro, quello vecchio di token, però va bene così. Dai, metti quello vecchio. Guarda. Facendo danni, vero? Come? Sta facendo danni nell'immagine o soltanto una mia impressione? Chi sta facendo danni? Ok, perfetto. Voi, ho fatto una cazzata io per i fatti miei, non vi preoccupate. Ok. Mi è decollato Google un attimo, un secondo. Follie di questa era tecnologica. Anyway, ha sparato, ha mancato. William. Ok. Mi butto dal tetto. Mi butto dal tetto, voglio fare una prova di acrobazia per limitare i danni e partire a correre. Verso dove abbiamo lasciato gli altri. Acrobazia. Fanculo però. Cioè, quando servivano i tiri del cavolo che non servivano a niente, tiravo assurdo. Ho fatto 16. Ma 16 è sufficiente. Lo so, però comunque 9 per il passo. Un tiro sopra il 10 ogni tanto mi farebbe piacere, diciamo così. Quindi, prendi 3 danni non letali per l'impatto, perché comunque c'è un volo. Okay. Però fai la capriola, puoi continuare a muoverti.
attacco a correre. Dove? Dove mi stai portando? Aspetta, aspetta, stai calmo. E dall'altro là, stai calmo. Ma guarda che anche io dovrei essere in quelle vicinanze. Non so perché mi messo a centro. Perché era il primo albero che ho trovato. Ce n'è un altro. No, io ho detto precisamente, torno indietro, quindi no. Sì. Allora sei qui. Calmo, tranquilli. State calmi. Devo soltanto vedere come uccidervi. Comunque, prendi e inizia a correre. Tocca a loro, lui oro, dipende. Che allora, lui, vediamo se è agile come te, anche se per qualche motivo ne dubito. E invece. Perché tu un tiro sotto il 10 non lo fai mai quando sei master. Quando giochi sopra il 5 è un miracolo. Va a cagare. Non sto scherzando, lo sai benissimo. Comunque, allora, si prenderebbe un di 6 non letali, ma essendo non morto. E ce l'ha di nuovo alle spalle, sostanzialmente, perché è più veloce di te. Ok, mentre spostiamo anche lei, va bene, bla bla bla. Ok, ricomincio il giro, Fara. Poi questo si sta trasformando in un inseguimento oltre terra, quindi aspetta. Io continuo a pedalare per questo turno. Vediamo se riesco a fare una cosa bella bellina. Sì, mi sa che ce la sto per fare, un secondo. Addirittura sì. Ora io scappo alla città dopo. Così, teletrasporto. È giusto per capire, perché comunque tanto un token per capire dove il gruppo poi servirà. Quindi portiamoci avanti. Ok, quindi prendi, inizia a correre, bla bla bla, Fara, inizia a correre, bla bla bla. William, hai visto che sta cosa è più veloce di te. Che intendi fare? Azione di ritirata. Quindi passo tattico e doppio movimento, mi pare che. E non provoca attacco d'opportunità. Non è proprio così, però il senso è quello. Fai il doppio movimento senza attacco di opportunità. Ok. Sì, perché anche se è più veloce di me, a meno che non è il doppio più veloce di me, non può raggiungermi e attaccarmi in un turno. Quindi io cerco così di arrivare dagli altri. Ok. Quindi prendi e continui a correre sperando che non ti riesca a prendere. Sono un tizio con un arco. La mia unica arma da mischia l'ho usata per salvare una tizia che mi ha lasciato a quel paese e che non verrà mai più risalvata da William. E indovina chi è veloce il doppio. Minchia. Correndo a quattro zampe, no, dica, la sua velocità è parecchio elevata. E ti viene metri. Addosso. Volevo dire, cioè, ti carica. Elimina quello che ho detto. Ti carica. È vero, la carica. Esiste anche quella, hai ragione. Perché stavo, ho detto una cosa brutta che non si può dire. Siamo ancora in fascia non protetta. Allora, dicevo, e ti fa un bel attacco in carica. Quanta è la tua CA? 15. Dai, è andata bene. È andata bene, sì. Tra l'altro, non era più 5, era più 6, ma poco cambia. Esattamente, ti corre indietro. Cerca di darti un morso al polpaccio mentre corri, ma non ce la fa. Okay. E tu continui a correre. Aspetta, visto che ho visto che comunque può riuscire a colpirmi. Ne vedo arrivare altri? Perci. Facile, dovresti farcela tipo, non so che bonus hai. Più 6, 18. Te la facevi col 4? Beh, quanto sono distanti quegli altri? Allora, gli altri saranno distanti, ora che hai fatto tutta la cosa di corsa, bla bla bla, un 70 metri, su per giù. E 16, sì, comunque noti tutti, però vedi che ce ne sono altri 3. Oltre a questo.
Ok, proverò a eliminare questo, perché con un più 5 non andrò molto avanti. Quindi, passo tattico indietro e uso tiro rapido. Lancio due frecce. Ok. Fanculo, 19. Cioè, fanculo e 19, perché sono due... Prego, tirei a fanculo e... Ma su questo ci ha fanculo. Sì, ha voglia, con fanculo superi qualunque sia. 9. Complimenti. Riduce? Ma riduzione 5, probabilmente. Descrivi. Luce? Descrivi. Devi dirmi se l'ho ucciso o no, perché se non l'ho ucciso... Se ti sto dicendo descrivi, secondo me... Allora, praticamente lancio una freccia. Mi giro, lancio una freccia per cercare di colpirlo. Inizialmente sto coso scatta in avanti, mi salta addosso, rapidamente prendo una seconda freccia che gli si pianta esattamente in mezzo agli occhi. È il triplo Gesù Cristo. Molto. Ok. Tiri un sospiro di sollievo. Tiri un sospiro di sollievo dicendo: uff, meno male, non sono troppo grossi. Però ne stanno arrivando altri tre in corsa. Lo so. Fara. Mi giro per vedere la scena. E continua a incitare William. Vediamoci di torno, muoviti. E continua a correre. Spara, cogliona, sono più veloci di noi. Distanziamoli almeno. Mi esplode un neurone. È un aneurisma. Sono fatto di segnali, eh. Comunque, durante il loro turno, così continuano ad avvicinarsi. Visto che fanno una bella corsa. Beh, due azioni di movimento, Esiste l'azione di corsa? Sì, che però l'azione di corsa durante il combattimento non mi pare si possa fare. Cosa si può fare? Anche perché loro in combattimento ancora non sono. Come non sono in combattimento? C'è l'iniziativa? È un combattimento. Io ho l'arma a distanza. So, ma in ogni caso l'azione di corsa si può fare anche in combattimento. Senza la voglia. Cioè l'unico problema è che deve essere in linea retta e causi attacco di opportunità. Però vai più veloce che con l'azione di ritirata. Ma a parte questi dettagli, dicevo, visto che loro sono parecchio veloci, a che erano a, quanto ho detto, 70 metri? Sì. Sono a 10. Ok. Aspetta, questi cosi fanno 60 metri. E Sara mi ha incitato e ha continuato a correre. Mi pare di aver capito. Non ho visto i tre tizi comunque ancora. Questi cosi fanno 60 metri in 6 secondi, fanno 10 metri al secondo. Per far capire a Fara quanto è una bella idea scappare. Io non ho visto i tre tizi. C'ha ragione, non li ha visti. Sono tre tizi in campo aperto che corrono. Si è girata, li ha visti. Anche se fai due in percezione, li vedi due tizi che ti stanno correndo incontro a campo aperto. Magari adesso, però tu hai dovuto fare il check. Ma ti sei girata adesso! Adesso che ti giri li vedi, se ti giri, perché tu mi hai detto soltanto lo incito a muoversi, allora, lo può fare anche di spalle. Mi giro un secondo per vedere se è ancora dietro di me e grido, cioè non che mi fermo, cioè io sto correndo comunque. Allora sì, allora vedi anche tu, perfettamente. Vedo. Sì sì, li vedi sempre mentre si fanno i 60 metri in 10 secondi, cioè in 6 secondi. Fanno una velocità di 36 km orari, sono una smart. Okay. Poi Usain Bolt. Esatto. Sono effettivamente veloci. Telefoni. Allora, preparo una freccia. Con calma, la preparo. E sparo. Ok. Però e fai fuoco. E questo lo fa col bonus, perché lo fa... Da quel punto di vista, però se tira 6 a prescindere non è che comunque in teoria tocca di nuovo a lei, perché loro, ripeto, usano il turno per avvicinarsi, sono a 10 metri, poi è più facile.
ora è più facile, ma deve sempre non tirare 6, sarebbe un inizio. Vai, para. Okay. Prego. Tu che arma avevi? Arco corto. Corto? E beh, un ladro. Ma cioè, è vero che i ladri non sono... Non potevi... Vabbè. Non sanno usare quelli lunghi. No, ho preso un arco corto. Ma anche volendo, non sai usare quello lungo. Comunque tira i danni che sono il tuo di 6. 6. Una bella freccia che si pianta in mezzo al costato di uno. Non si ferma, continua a correre, però si vede che l'ha sentita. William? Ok. Allora, faccio un altro passo indietro, che non basta mai, e faccio di nuovo tiro rapido, mirando prima al quello che è già stato colpito da Fara, e se, okay, eventualmente se riesco a colpirlo poi mirerò a un altro. Ok, quindi vai, non puoi approfittare di tiro ravvicinato perché sono a 11 metri e mezzo, ma vai. E Andre? Io odio, okay, le statistiche. Le statistiche in questo mese mi hanno fatto un enorme dito medio. In tutto. Non solo in gioco di ruolo, in tutto. Mi spiace. Vai. E niente, sostanzialmente ti impanichi un attimo. Le frecce mancano completamente ai bersagli, dei quali quello sano ti va addosso. L'altro... c'ha un attimino lo spirito di vendetta e cerca di andare verso Fara. Quindi, iniziamo con quello che ti sta caricando durissimo. E il terzo? Il terzo è un attimino, sta facendo il giro per andare a, diciamo, incrociarsi con l'altro e a fare la formazione a tenaglia. Ci metterà un po' di più. Ok. Brutto figlio di un vampiro. Ti fa un più 6 per colpire. Era più 5. Ma infatti ti ho detto che era più 6 anziché più 5. Ho tirato male. Okay. Però ti manca. Perché sei fortunato. Vediamo se mancherà anche... anche Fara. È già arrivato? Eh no, eh. Quello tipo per confermare. Ciao Fara, manco come scudo di carne. Cioè, l'ho detto che è molto veloce. Vediamo se ti sciotto con il primo attacco che ti faccio addosso. È escluso quello da ragazzino. Ciao Fara. 13 danni. Sarei a terra io. Credo che tu sia andato a terra. Allora... non ho così tanti punti di vita. Nessuno ne ha così tanti. Io sarei a meno 3. Non no, sono hai meno vita 5. Di me. Come? Sì. Ah, giustamente, comunque tu sei una classe intermedia, non sei proprio un fisico. Esatto, tu sei comunque di 10, no? Sì. No, io ho meno 5. Bene. E niente. William, quello che ti ha caricato personalmente ti ha missato. Quello che ha colpito Fara, che l'hai visto, che è andata a caricare, e l'ha presa bene. Okay. Ci ha preso proprio il femore, vabbè, l'ha buttata giù e sta iniziando a rosicchiarlo. Giusto per sapere, ma dal campo base dove siamo io e Gillian? 500 metri. Ah, guarda, io direi che poi potete fare un tiro di percezione per sentire un urlo di dolore che arriva. Giusto perché sì. Ilian, salvaci tu. Quello che dorme. Mi sveglio velocemente lì. Ah, cosa succede? Ah, no, tu devi tirare prima. Fammi un tiro, fai un tiro e vediamo se ti svegli. No? Okay, è vero. Aria mi deve dire il totale. Di percezione, giusto? Sì, ricordati il tuo meno 10. Sì, ma ho fatto... ho fatto 9. Ok, Aria, quanto hai fatto? 9, perché 7 più... anzi, 7 più 3, se non ricordo. Ma aspetta che devo... conto la latina. Di percezione... 3, sì. 10. Quindi hai fatto 10? Sì. Ok. Gillian non si sveglia, però tu senti che arriva da lontano. Giusto per sapere, io ho finito di preparare i miei incantesimi. Sei a metà. Quindi no. Quindi per un cazzo no. Inc-
canalare energia non va preparato. Ok, grazie. Io mi desto, mi metto subito in piedi, do un calcio a Gillian per farlo svegliare e corro in direzione dove l'ho sentito gridare. Io mi sveglio un po', tipo, ah, cosa succede? Perché mi prendi a calci, Aria? Cazzo, corre! Cosa? Ah, prendo le mie cose velocemente e inizio a correre. Con la mia fionda in mano, soprattutto. Tengo estratte la mazza ferrata e lo scudo pesante in metallo. Ma scusa, ma... No, non si poteva schivare. No, non si può schivare. La schivata è l'armatura. Esatto. E ne abbiamo molto, poca. Molto. Ti è arrivato in faccia proprio, sui denti te l'ho dato, tutto quei 13 danni. Ok, quindi Farah tira di tempra perché stai morendo malamente e quindi dovrai rifare un risultato di 10 per stabilizzarti con la tempra, solo che hai meno 1 per ogni meno 1 a cui sei sotto. Tu in questo momento sei a meno 5, quindi vuol dire che devi tirare 15. No, quindi no, vabbè, ha un bonus suo di tempra. Sì, che non ha. Il suo bonus è 0. Complimenti, io più 7. Allora. Quindi al prossimo turno dovrai tirare 16 e così via discorrendo. Sappi che muori quando il malus totale arriva alla tua costituzione in negativo. Tu hai 10. Tipo di vita, hai costituzione 11, il che vuol dire che quando arrivi a meno 11 muori. Ok, molto facile. Adesso a meno 6. E vorrei sottolineare che c'è un tizio che mangia carne morta sopra di te. Io non mirerò a quello che ha attaccato Farah nella speranza che la finisca per spirito di vendetta. Che stronzo. Oh, è la mia vita in comune da quella di Farah. Sembra giusto. Ma prego, William, che faccio, è il tuo turno. Un passo tattico indietro. E spero nel dio dei dadi. Spari a uno e poi all'altro? Sì, allora il primo ho fatto 17. Ok. Quindi tirerò. Aspetta solo un secondo. Tiri prima a quello che ti ha caricato. A quello che o c'ho... quello che sta facendo il giro. A quello che mi ha caricato. Anzi, no, okay. A quello che sta facendo il giro, perché effettivamente se mi accerchiano è un problema. Ok. 4. Ok, quindi quello che ti stava cerchiando ci prende 4 danni. Seconda freccia sempre su di lui. 10. No. Ok. Quindi quello che ti stava cerchiando finisce il lavoro, effettivamente inizia ad accerchiarti. Arriva dietro le spalle, ciao. Quell'altro che ti ha caricato ma non era riuscito a colpirti fa un passetto verso di te e scatena tutti i suoi attacchi, che per tua informazione sono 3. Tre attacchi. Yes. Oh mio Dio, li ho riconosciuti, ce li hai già messi davanti una volta questi? Assolutamente no. Come no? Però devo ucciderlo instant dopo il doppio 1. È la tua giornata fortunata. Vediamo se effettivamente è così grave quel doppio 1. Sì, uno è proprio grave. Uno è parecchio grave. Adesso ti dico quanto è grave, perché probabilmente si infila di testa su una tua freccia. Allora. Beh, il primo cosa fa? Perché sono due critici negativi. Sto andando a vedere. Allora. Io mi ricordo che la prima volta che ho fatto un doppio uno... Col primo... Col primo fagli un D4 più forza di danni, perché praticamente usi l'arco come mazza improvvisata, gliela dai sui denti. Nervoso. 6 danni, io ho fatto più danni con la botta. Pam. Mi sa che riduce. No, non riduce. Cioè, oddio. No, non riduce, è normale. Con l'altro... puoi scegliere se provare a colpirlo o provare a buttarlo a terra a gratis. Però io ho un arco. Provocherei attacco d'opportunità? Non da questo. Quello dietro sì. Da quello dietro sì.
Se, se però provi a buttarla a terra, non c'è nessun attacco di opportunità. Buttarla a terra poi si dovrebbe rialzare. Una domanda, se lo butto a terra, hai il più 4 di classe armatura con gli attacchi a distanza, anche se ha un metro da me? Beh, no. Ok. Ce l'hai point blank. Quindi. Provo a buttarlo a terra, allora. Ok, fai una prova. Sempre BMC. Esatto. 15. Giusto. Lo butti a terra. Praticamente, mentre tutta questa cosa gli dai una mazzata, poi con una presa di judo lo prendi e lo lanci a terra. L'altro che lo guarda, diciamo che la botta lo spinge a terra. Se vuoi, anche quello va bene. Con la forza della vita, perché effettivamente è una mazzata da 6 con l'arco. Sì, in effetti. Lascia fare. Ok. Nemmeno c'è quello che stava rosicchiando il femore di Farah, che vede la scena, tipo, vabbè. Diamogli una mano, sti sfigati. Quindi si avvicina anche a lui e diciamo che sostanzialmente ce li hai 2 alle spalle, 1 a terra davanti. Vedi tu. E mentre gli altri continuano a correre. Orca di quella puttana! Ok. Corriamo di più. Tocca Farah, deve fare il tiro di... Esatto. Devi tirare 16. No. Al prossimo turno dovrei tirare 17. Okay. Vai a meno 7. William. Allora, considerando che non hanno un gran tiro per colpire... Posso dire una cosa che ho pensato adesso? Tu non hai arma da mischia, giusto? No, l'ho lanciata l'arma da mischia. Indovina per cosa l'ho usata l'arma da mischia. È giusto far sapere se tu, è come in 3.5 che se usi un'arma a distanza in mischia hai, ti becchi 2 attacchi d'opportunità? Assolutamente sì. E quello okay. È il problema. 3 attacchi d'opportunità di grazia. Quello sdraiato non credo che valga. No, vale. Certo, ha dei malus. E infatti, tipo, tirerei un D20 puro. Un passo tattico per allontanarmi da quei due, però comunque sono vicino a quello a terra, perché okay. Spero che quello a terra non riesca a mirarmi così bene. Ok. E sparo prima quello che ho già ferito. Guarda, tecnicamente sono tutti e 3 feriti, quindi... Allora, quello della mazzata, quello con la freccia... Sparo a quello che ho ferito io. Ok. Vediamo se prima quello lì ti becca. No, 19 non è critico. Non con l'arco. Quello che prova a colpirti non ti colpisce. Da terra prova a darti un'artigliata. Ok, e 19 però colpi. Su quello che aveva già subito 4 danni, mi pare. Aveva subito più di 4 danni. Non mi ricordo quanto aveva subito. Ah, no, è vero, aveva subito 4 danni. Comunque non importa perché 5 bastano, va a terra. Ok, sparo il secondo. Il secondo, quello che è a terra di fianco, sì. Ha un malus alla classe armatura? No, è standard. Da terra si può usare la destrezza? Sì. Ah, ok. Allora sparo a quello in piedi. Ok. Che è sempre ferito. Giustamente. È uno che ha subito 6 danni, eh? L'ha mancato. Se lo manco, non è comunque. Ok, allora. Quello di fronte a te si rialza. Provoca attacco d'opportunità? Sì, ma dovresti usare tipo di nuovo l'arco a mo' di mazza. Lo faccio volentieri. Anche se spaccasse l'arco. C'è il cadavere di Aria. Di Farah. Scusa. Quindi è mischia in questo caso. Sì. Minchia. Io mollo la carriera d'arciere e inizio a fare il picchione. Ma tira i danni perché... Un'altra volta 6. Danni. Gli spacchi la testa. Senti un crack. Ma sei sicuro che non è quello dell'arco? Gli faccio un suplex con l'arco. Non spieghi come cazzo fai. L'altro sempre è ancora allibito, però vabbè, ti carica, che deve fare? Non mi può caricare, è a 1,5 metri da me. È un modo di dire. Ma un passo tattico ti fa 3 attacchi. Il concetto è quello. Allora, ti becca col primo e l'ultimo. Ti manca con quello centrale. A +4, +5, +5.
Se tu hai detto che hai 15, spero che, spero che solo un attacco sia buono. Non credo. Iniziamo malissimo. Direi. Tu hai detto che partiamo senza punti eroe, vero? Già. A meno 5, tu quanto questi sei? Questi ce li hai già fatti affrontare. Se non sono questi, sono uguali. Io non mi ricordo, però va bene. Quelli con la lingua? No. Allora no, non sono quelli. Non comunque, sono quelli. Col primo mi manda a 0, col secondo mi manda a meno 6, di cui 3 non letali. Ma non avevi 10 di vita tu? Io avevo 11 di vita. C'ho 10 per il dado più 1 di costituzione. E allora? Avevi preso 2 danni prima? 3, non letali. Infatti sono a 6, di cui 3 non letali. C'hai ragione. Ok. Bene, ti dà una bella zannata. Sembra molto contento di averti buttato giù. Però questo è quello che era stato colpito per primo da fare. Io non l'ho mai colpito. Esattamente. Questo è ridotto male, a poca vita. Problema che... È perché io sono ridotto bene. No, dico, magari è un po' ferito, quindi... Sì, contaci. Allora, vediamo un attimino. Posso fare una piccola azione che in realtà la stavo facendo, la stavo rollando, soltanto che forse non era ben chiara. Dimmi. Io corro come un disperato gridando. Quindi assolutamente sì. Voglio farmi sentire, il concetto è quello. Ok. Noi siamo a 100 metri dal villaggio. Lo so, infatti c'è più o meno, sei anche tu Ari a 150-200 metri. Stai arrivando, Però no. Sono 2 turni che corro, dai. E ci ghiglia, piuttosto lo spingo, lo lancio avanti. È solo qualcosa tipo... No, sono 36 metri ogni turno. No, loro possono correre anche loro. Sono 72 metri ogni turno, ne hanno già fatti 2 correndo. No, sono 36 correndo. Ti devo ricordare che uno è un elfling e l'altro l'armatura pesante. L'elfling va... l'elfling va a 6 metri. E l'altro c'ha l'armatura pesante, media. Chiedo scudo. Sì, però è perfetta, quindi non mi dà mal. Mi dà mal minori del solito. Quindi, però media gli dà 7 metri, 15... Oh. Praticamente mentre corre si spoglia. Quindi stai tranquillo, non ti preoccupare. Vediamo se è abbastanza interessato a rimanere oppure no. Visto che comunque sono morti in 4. Sì, è abbastanza interessato a rimanere. Ma su chi va? Voi due state morendo. Sento un urlo provenire. Ok. Aria, mentre stai correndo con l'ascia, no, il falcione. No, la mazza, la Morningstar. Così la Morningstar in mano, così è lo scudo. Mentre stai correndo col Morningstar in mano, vedi anche tu che ti arriva addosso, bello, uno di quei cosi, tutto fiero. E ti carica a 4 zampe. Inizio proprio, arriva lì. Ok. Arrivate e c'è praticamente lo scontro tra voi due. E tirami iniziativa e vediamo chi colpisce prima. Io non ho destrezza, quindi... Colpisci prima tu. Al grido di "ma porca di quella puttana!" Anche perché effettivamente sei a 70 metri, puoi vedere 2 corpi non marci per terra. Credi di avere una vaga idea di che cosa sono. Ok. Io ho +2 in forza, quindi l'attacco base non ce l'ho, e +2 di carica, giusto? Mm-hmm. Sì, l'hai colpito. Ok, danni. La mia mazza fa 1d8 più forza, quindi +2. 10 danni. Lo abbatti, ma tu stai usando la mazza, cos'è? La Morningstar stai usando? Sì. Perfetto, ma... Che sia per niente che per forza. Se è mai contundente, perché una mazza che taglia è difficile. Ma dicevo, mentre lo colpisci, praticamente per fuori la sua pelle, alcune delle sue pustole, delle sue vesciche varie, e addosso ti arriverà questo simil pus, e tu dovrai tirarmi di tempra. Ok. Va bene. Io di tempo.
Ho un più 7, quindi sono abbastanza speranzoso. E poi io. Hai fatto il tuo tiro. Ok, più 7. Hai fatto il tuo tiro, a posto, non ti preoccupare. Ok. Ok, nel mentre, visto che ci saranno ancora sostanzialmente sono ancora 3 turni prima che arriva, vediamo come siete ridotti male prima che arriva. I vostri tiri per stabilizzarsi, grazie. Sia di Farah che di William. Allora, okay. 3 turni hai detto? Sì. 18, io sono a meno 6. Farah si è stabilizzata. Io sono a meno 6, però sono a meno 6, solo 3 letali. Conta il meno 6 o conta il meno 3? Conta il meno 3. Ok. Quindi il primo. Quindi fare a posto? No. 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 Cos'è? 3 turni ne ho fatti. Sono a meno 9, di cui 3 letali. 6 letali. Che schifo. Ok. Vabbè, niente, Ari, arrivi. Vedi che ci sono loro due. Uno che più o meno sta sanguinando, non è messo bene. Farah, che più o meno ha smesso di sanguinare, ma comunque ha perso conoscenza. Ok. Ha occhio più critico, sembra William. Sì. Okay. Perché sta ancora sanguinando, più che altro. Mi avvicino a William e gli lancio allontanare la morte. Curo un D4, quindi il mio incantesimo di dominio della guarigione, e tiro un D4 più 1. Ma gli incantesimi ce li hai? Sì, c'ha anche quelli, però fagli usare l'abilità allontanare la morte, che si può usare solo quando uno è sotto 0. Ah. Esatto. E soprattutto io non ho gli incantesimi quelli buoni, quindi attualmente, perché non ho, aspetta, no, ma questo incantesimo ce l'ho anche se non ho... Sì. Questi okay. Sì, cioè, fin tanto che non li hai usati nel giorno. Ok, 3. Ok. Poi 5, quanto sei adesso? Sono a meno 1 non letale. Ricordo che le ferite non letali cura doppia, quindi se hai già curato dei letali, se i letali allora sono feriti, sono finiti? 3, sono a 1. Ok, non quindi ti riprendi malamente, ma ti riprendi. Ok, vedo che si è svegliato, non sta più sanguinando, corro da Farah. Io sono contento di essere VIP. Ok, volto su di lei, stesso discorso, quindi 3, 7... È in positivo, Farah? Allora, usa 0. Meno 6. Sì. Ah no, con 7. Con 7 mi sa di sì. Era meno 6. Lei. Se era meno 6, allora sì, è 1 anche lei. Okay. Anche perché tanto avevi finito le cure. Queste erano. No, quindi mi prendo conoscenza 1. 3 più modificatore di saggezza, quindi mi sa che ne avevo qualcuno in più. Ah vabbè. Comunque sì. Prendi conoscenza. Sentivo degli spari. Ok, li avvicino uno di fianco. Sono abbastanza. Quanto sono le distanze fra i due? Poca. Entrambi, poca. Ok, lancio guarigione. Scusa, incanalare energia per guarirli, tutti e due. Ok, tira tu. Lancio un altro. Fa. 8. Ok. Io sono contento quindi. Così. Tieni 8 per la punti vita a tutti. 7 a 9 punti vita più quello che avevate. Quindi adesso siete tutti 2 a 10, giusto? Ok, io sono fuori. Siamo a 9. Sì, se li hai curati di... erano entrambi a 1. Mi hai curati entrambi di 8. 8 punti vita. Sono entrambi a 9. Chi ha meno, ovviamente, si fulla a meno. Io okay, tipo guardo. Mi alzo. Cazzo! Mi guardo intorno. Ci sono quei mostri in giro. Ce ne sono altri. Cazzo. Io di scatto cerco di vederli. Io mi avvicino a Farah. Non ne vedi altri. Okay. Mi avvicino a Farah e gli tiro un pugno in faccia. Che cazzo vuoi? Schifo. No, te lo prendi. Perché? Per colpire. Perché sei un attimino così. Non te l'aspetti, secondo me. Ho fatto 14. La pigli. Basta, adesso mi spiegi perché mi hai tirato un pugno. Mi stavi per lasciare a morire. Ti ho lasciato a morire, non credo. Infatti mi sono fermato. Se non fossi scappata fin dall'inizio, ce ne saremmo occupati senza problemi.
Mi tiro un pugno anch'io. Sei. Sì, però tu fai schifo. Però tu, esatto, però tu fai schifo e quindi lo manchi. Allora, un insulto. Sei un idiota, non saremmo dovuti entrare nel villaggio e comunque non ti ha lasciato di morire. Che cazzo fai, risparmiare forze? Non è il momento adatto, siete tutti siete stati salvati per grazia divina. Letteralmente. Quindi cerchiamo di rimanere calmi e dire che cazzo erano quelle cose. Non lo so, ma quelle cose parlavano. E sono veloci soprattutto. Sì, grazie Farah. Mi rendo conto di quello che c'ho addosso, giusto? Dello schifo, ha voglia. Ok. Mi guardo un attimo. Che nessuno mi tocchi da adesso in poi. Penso che una di quelle creature mi abbia forse infettato. Quello può essere. Quello potrebbe essere anche per noi due. Perché gli attacchi cos'erano? Morso e artiglio? Sì. Il morso era il primo. Sì. E entrambi siamo stati morsi. Quindi per quanto ne sappiamo noi, tutti e tre potremmo essere infetti in qualche modo. Se è una questione di sangue, io ancora di più, perché sono caduto in mezzo a due cadaveri. Beh, quindi se è una questione di sangue, chiunque potreste essere infetto. E quindi guardo Gillian e dico, Gillian, stai Gillian, attento. Non ci toccare. Non ci toccare. Certo, sto fermo qui allora. Sì. Quanto ti sta il mare da qui? Anni. Ebbene, sempre, cioè, attraversando la città, ma non credo che lo vogliate fare, potete rifare il giro e saranno quei 600 metri. E a sud invece? Direttamente a sud senza girare la città? È uguale, perché siete praticamente a est, quindi... Cioè... Facciamoci questi 600 metri, ci andiamo alla fine. Esatto. Comunque, io, mentre siamo lì, dico, ho notato che la mia arma, quindi con la mazza ferrata, ha fatto preuscire del pusso dalle loro carni. Sarà meglio usare armi taglienti o perforanti per colpire. Oh, guarda, per me non è un problema. Direi che è il caso che ci ritiriamo un attimo e discutiamo su cosa fare. Sì, è quello che stiamo facendo. E soprattutto la città. Io mi avvio. Aspetta, recupero le frecce, vedo se riesco a recuperarle. Ok, quante ne hai sparate? Allora, qui ne ho sparate 4. Ok, quindi sopra il 70 o sotto il 30 sotto ne recuperi. Ok, tiro 4 di 50-50 per le frecce. No, erano 50-50 quando erano perfette. Ah cavolo, devi spendere 300 per... No. Non ne recuperi ecco nessuna, benissimo. Ecco la tua risposta. Beh, effettivamente anche le recuperassi, vuoi veramente recuperare dalle carcasse le frecce? Beh, sì. Sono già considerando che me ne restano 15 e siamo appena arrivati. Sì, nel peggiore dei casi le leggo alla corda, tiro da lontano. Questi cosi prima erano uomini. Davvero? Esplode un altro neurone? Allora, posso parlare normalmente senza che... Posso dire che la cosa mi preoccupa di più è il fatto che sapessero parlare e che hanno mostrato segni di intelligenza. Sì, quello è molto preoccupante. Pensavo che avremmo dovuto gestire qualche cadavere ambulante, invece questi sono molto più pericolosi. È stato un miracolo che io sia arrivato in tempo. Sia arrivato in tempo. Se no, penso che a quest'ora tutti e due sareste morti. Sì, grazie Aria. La prossima volta. Meglio che non ci dividiamo più, ma. Esattamente, la prossima volta evitiamo nel modo più assoluto di dividerci. Io volevo soltanto andare in una scoperta. Fossi stato da solo, non mi sarei fatto scoprire. Allora, no. William, senti, eh. Chi è che si è fatto scoprire? Ascolta. Chi è che se l'è data a gambe? Tanto per cominciare, non so, io non ti avrei lasciato lì. Cosa credi? Non sono così infame. Ti conosco, Farah. Mi stavi lasciando. Non ho visto lasciarmi lì. Fatto forte la Morningstar sul mio scudo per fare molto casino.
non è il momento di discutere su queste cose. Ascolta, William, se davvero avessi voluto lasciarti lì a quest'ora, vado via. Aria non mi avrebbe risollevato. Lo prendo, William, afferro William per la spalla, lo blocco. No, sto andando via. Lei arriva e ti mette una mano sulla spalla. Ascolta, se avessi voluto lasciarti lì, ok, secondo me sarei stato. Hai l'intenzione di ascoltare le cazzate di fare. Andiamo, dobbiamo pulire da questo sangue. Ok, mi avvicino a William e dico: William, so perfettamente fare come è fatta, ma se non collaboriamo tra di noi, quello che ci aspetta è soltanto fallire. E sai cosa comporta un fallimento? Che ci portiamo dietro Farah? Sarebbe sempre il pericolo. È un membro in più se possiamo fare affidamento per combattere. È un membro negativo. E non sto parlando piano. A me coglioni. Dico, pensalo come vuoi. E sono il primo a dire che Farah non sia uno stinco di santo. Ma ci serve. Siamo già in troppo pochi per affrontare questa missione. Ah, io non dico niente, cioè. E ora, con permesso, vado a lavarmi. Porca di quella puttana con sto schifo che ha addosso! Coperta di pus, lei. C'ha degli salti emotivi, Aria, molto particolari. Ok. Comunque, sostanzialmente, chi si lava, chi non si lava, alla fine, vi lavate tutti. Al limite, Aria fa creare acqua sulla testa di ognuno. Anche no, sarebbe, effettivamente da quel che ho capito ci laviamo così alla buona spiaggia, no? Così sì. Non perdiamo tempo. Come? Non siamo vicini alla spiaggia. 600 metri. Sì, ma se abbiamo a creare acqua, 3 litri d'acqua su ognuno, ci laviamo anche più velocemente qua, mi sa. Il mare è salato, sterilizza un po' meglio. È strano da immaginare, però, come volete. È una doccia, praticamente. non so, non credo che il sale combatta la malattia, giusto? No, sono combattuto la malattia per un cazzo, ma meno male sterilizza un minimo le ferite. Che non abbiamo più quanti siamo stati curati. Cioè, io ho ancora qualche graffio, ma niente di più. C'è un paio di ematomi. Quindi, boh, io suggerirei comunque di andare al mare, che nel caso... Così, tanto per. Va bene. Tanto sono 600 metri. Una domanda, molto intelligente. Ma visto che io ho l'abilità a purificare cibo e bevante, se prima do un morso a William, poi faccio purificare cibo e bevante, viene considerato come cibo e viene purificato? Non so nemmeno come rispondere a questa domanda. Tecnicamente lui non ha bisogno di essere purificato, è già cibo, però... Ok. Sai, no? Ok, penso per. Kitian è già cibo. Tecnicamente parlando, sai... Solo cibo che non vorresti mangiare. Esatto. Che non posso mangiare. Va bene. Chi l'abbiamo con abbastanza... Io entro nel mare con tutta l'armatura proprio. Bom, bom, bom. Allora, salata sull'armatura. Non ho capito. Cioè, sono cresciute le bolle, sulle ferite, cose del genere. No, apparentemente no. Ma sappiamo che il tempo di incubazione è un mese. È un mese, scusa, un giorno. Se fra un giorno mostriamo segni, diventerete come quei cosi. No, non diventerò come uno di quei cosi, te lo posso assicurare. La possibilità c'è per tutti e tre, Farah. Ora, lavati e per l'amor del cielo, non dire una parola. Mi stai ancora facendo la romanzia? Io strago un coltello. Mi hai rotto le scatole, William. Ti avverto. Dio. No, veramente, tu devi stare zitto, hai capito? Devi smettere di parlarmi così. Io ti parlo così solo perché ce n'è il bisogno. Allora, e comunque non hai un coltello, stai facendo il bagno. Ingiuste, va bene? Sono accuse del cazzo, perché io non ti ho mollato di amore, ok? Gente, non ho stronzato. Intenzione di discutere con capito? Te. E mi avvicino col coltello, minaccio. Quale coltello? Ci stavamo lavando! Ho un coltello. Hai un coltello. Può anche averlo nelle mutande se preferisce, se non è che... Il coltello non male. Lo no, non è un maschio. Esatto. Comunque un coltello! Lo va a prendere dallo zaino e te lo punta. Cioè non è, dai, un po' di... Su.
Anche perché non credo che uno si separi troppo dalla propria roba. Provaci, voglio provare a vedere. No, sto per minacciare. E la minaccia non ha funzionato molto bene. Tantissimi o che fa un casino qui, fammi capire. Non tantissimi, non in serve. Realtà. Io finisco di lavarmi. Dopo aver lavato anche i vestiti, perché giustamente anche i vestiti sono impregnati di sangue, almeno quelli esterni. Se hai qualcosa da salvare con me, ok. Lo ignoro. Mm-hmm. Accolgo qualsiasi occasione, va bene? Abbiamo qualcosa per asciugare rapidamente i vestiti? Metallo solare. Se vuoi usare la coperta invernale come asciugamano, sì. No, comunque essendo maggio non dovrebbe esserci una temperatura troppo fredda, tenderle all'aria, ma comunque ripeto, è maggio, cioè basta stare un attimino lì. Sì, mi sto al sole un attimo con i vestiti. Ok, ora se non vi dispiace mi servirebbe un'altra ora per recuperare gli incantesimi. Basta mezz'ora, non deve essere continuata la concentrazione, mi pare. Mi pare. Non ne sono sicuro, però mi pare. Cioè basta che lei prega un'ora al giorno. Guarda, non ti preoccupare perché tanto anche se fosse un'altra ora, per quest'altra ora non saresti disturbato. Quindi. Metto lì, inizio a pregare. Prima di pregare, mi raccomando, non fate scelte individuali e non andate venendo. Cerchiamo di rimanere uniti. No, a proposito, farà lancia un coltello in faccia a William. No, è vero. Ma guarda, io sono calmissima e comunque grazie per avermi tirato su per la seconda volta. Non ti preoccupare, quello che è successo 8 anni fa ormai è acqua passata. Ragazzi, sono Marco, fa la coltella William alle spalle. Non è vero. Comunque, e invece non è vero, in realtà quello che è successo 8 anni fa ce l'ha ancora qui. Comunque, sì. Passa quell'ora, oretta e mezza, comunque i vestiti si asciugano, finisce di pregare aria, tutto va per il verso giusto, almeno da questo punto di vista. Ok. Ora, che fate? Torniamo a Crisospina, proviamo adesso a fare un altro sopralluogo in gruppo. Sì. E metto via lo scudo e il Morningstar e tiro fuori il Falcon. Ok. Bene, andiamo. Forse è meglio che tu tenga lo scudo. Ma il Falcon non posso usarlo da soltanto due mani e se attacco. Ma il Falcon è il Falcon. Però oh, se il morso avere uno scudo potrebbe essere più utile. Lo so, però io sto facendo un po' di metagame e non ho fatto fare un tiro di tempo su di voi sui vostri attacchi. Quindi sempre che non l'abbia fatto io per loro. Porca troia, non lo so. Io vado di Falcon. Anyway. Falcon, non Falcon, scudo, non scudo, fatto sta che prendete. Armatevi e partite. E partite. Okay. Io direi di riandare nella stessa direzione perché io devo recuperare le mie cose. C'è un coltello che l'ho perso lì in giro. Il coltello frega cazzo, è rampino. Pensavo che fosse proprio il contrario, però va bene. In realtà è il coltello di tuo padre, piano. No, no, il coltello di mio padre è quello per scuoiare. Ce l'ho da parte. Ah, è l'attrezzo. Lui parla dell'arma. Comunque. Ok, e i cadaveri ci sono ancora? Quelli che avete lasciato. Che poi uno... Cioè... Non è che è arrivato qualcosa a mangiarsi o si sono rialzati? Apparentemente no. Beh, intanto che loro cercano di prendere le loro cose, provo a fare conoscenze su questa creatura. Impara religioni per i non morti? Religione? Sì, è religione. Ok, ce l'ho religione, sì, vorrei sapere con quanto. 4. Prego, dino. Un attimo. 23. Addirittura. Con 23 sai un sacco di cose. Sai che questo tipo di creatura si chiama Festrog. Sai che per l'appunto ha un morso infettivo, che corre a quattro zampe per caricare gli avversari, ma molto veloce, tutte quelle cose che sostanzialmente hai già visto. Sai che quando morde una vittima
guadagna energie. Ah. Quindi in realtà, quando siete stati morsi, le ferite che gli avete fatto si sono praticamente annullate. Wow. Sai anche che, sostanzialmente, oltre ad essere non morti intelligenti, sai anche che il Festrog è una creatura abominevole che nasce quando sostanzialmente viene ucciso qualcuno da un massiccio rilascio di energia negativa. Che può essere attraverso la distruzione di un artefatto, attacchi magici, eccetera. Sai anche che una creatura del genere solitamente è nomade, seminomade, e gira in branco, se può. Voi ne avete incontrati 4? Sì. 4 non è la dimensione massima che può raggiungere un branco. Dimensione massima standard qual è? Si attira, si aggira intorno alle decine. Che bello. Sul morso infettivo, l'infezione cosa comporta, lo so? Porta per l'appunto che la ferita, eccetera, eccetera, o dove ti è finito addosso il pus, sostanzialmente, inizia a formarsi delle bolle simili a quelle che hanno loro. E questo ti fa diventare uno di loro, o ti uccide, basta? Ti uccide, prima o poi ti uccide, se non viene curato. Come si cura l'infezione di queste creature? Come si curerebbe una qualunque malattia, in realtà. L'unica differenza è che, per appunto, se tu dovessi morire come uno di loro, cioè per via della malattia che ti trasmette uno di loro, ritorneresti come uno di loro. Ok, capito, immagino. Entro? Sì. Entro quanto? Quanto è che tempo ci impiega? Dipende da quanto ci mette la malattia ad ucciderti. No, quindi, nel senso, appena muori, torni come uno di loro, ti trasformi subito. Ah, in quel senso. Anche lì in realtà dipende. Da un sacco di fattori, tra cui, per l'appunto, quanto era messo bene in costituzione la persona che è stata infettata, se fosse o meno pervaso da energie positive. Dipende. Ok. Quindi è come se fosse una malattia normale, un'infezione normale, quindi l'unico modo per curarlo sono comunque i metodi tradizionali o la magia. Sì. Ok. Io conosco un modo non magico per evitare un'infezione, prevenire un'infezione? I classici metodi standard della medicina, per l'appunto, che hai detto tu, se hai un kit medico a portata di mano, oppure i vecchi rimedi della nonna, tipo brodo di pollo e a letto per una settimana. Brodo di pollo sconfiggerà l'epidemia zombie. Ok, quindi abbiamo trovato il nome della sessione. Il brodo di pollo uccide gli zombie. Così. Quindi parla di quelli di Walking Dead. Ok, va bene. Ok, notiamo problemi avvicinandoci alla città. Ok, vi avvicinate per la città, ma io non faccio sempre, in realtà, cioè vi dico subito che nonostante facciate il giro della città, state tutti quanti con le orecchie, non sentite un cazzo di niente, e di nessuno. Io comunque rendo partecipe tutti di quello che ho scoperto, e soprattutto l'infezione può essere lasciata anche dai morsi, e se morite per via di quell'infezione vi sveglierete come uno di loro. Bene. Speriamo che i vestiti abbiano comunque trattenuto la malattia. Non credo per niente che questo sia accaduto, ma nel caso... Vabbè, è una cosa fattibile, quando un cane con la rabbia ti morde, se ti morde su un vestito, cioè sul braccio magari con la manica lunga, ci sono meno probabilità che ti si arrivi la malattia, perché i vestiti possono assorbire la saliva o comunque il fluido che la trasmette. Sì, ma visto che ti ha fatto 15 danni, presumo che il morso sia stato bello cattivo. Ma magari come si chiama il prete sulla nave? Il prete sulla nave, come si chiama? Effettivo. Padre Mattias, quello magari che il padre Mattias saprà cosa, come guarirci. Sì, ma ho timore che se noi ci impiegheremo troppo, non penso che neanche lui sia capace di fare qualcosa per salvarci. Beh,
Io per adesso mi sento bene. Recupero il mio pugnale. Ok, è lì. Salgo sulle... vedo se c'è l'altra freccia che avevo sparato qua. Ok, tira un D100 pure qui. Sempre sotto il 30? Sotto il 30. Oh! Okay. Una freccia la recuperi. Una su 5, vai. Controllo... Vabbè, risalgo sul tetto sempre con rampino che è già lanciato. Io tiro una freccia alla corda del cadavere, lo faccio cadere. Ok, vabbè, ti prendi 10, diciamo che miri. Prende casca e cadavere. Ah, pensavo stavo facendo a me. No. Beh, mi avvicino anche io al cadavere. Ok. E controllo le sue condizioni. Jack di medicina. È curare, giusto? Sì. Medicina. Ok, quindi è un più 7. 20. Ok, allora, è morto da un bel po'. Grazie cazzo, scusa? Quello sicuro. Poi, noti che in realtà la causa della morte non è la malattia, e gli è stata tagliata la gola. Poi non sai se è stata una sorta di suicidio assistito o cose del genere, e se ci fossero stati segni della malattia, anche volendo, questo la sarebbero stati perduti. Poi, era effettivamente un maschio umano. In realtà c'è poco altro da notare. Ma scusami una cosa, quelle creature mangiano carne umana, giusto? Sì. E perché è ancora qui questo corpo? Perché era in alto. Perché era legato in alto. Ok, io ho tirato giù con una freccia, però. Gli hai visti usare frecce? Vabbè. Un saltino, no. Mi metto un attimo in ricognizione e prego per la sua anima affinché trovi pace. Dal tetto, guardo intorno, ora è comunque un villaggio di 100 abitanti, mi pare, vero? Sì. Quindi è piccolissimo. Yes. Quindi da lì, dall'edificio, dal tetto di un edificio, comunque 6 metri è un piano e mezzo, circa. Circa. Un piano guardo più un solaio. Intorno, cerco di notare se ci sono altri pericoli. Ok, controllo le tasche del cadavere. Non c'è bisogno che tiri, la città sembra proprio essere vuota, sia di gente che di morti, di non morti. Io controllo le tasche del cadavere col coltello senza toccarlo direttamente. Ok. Non sembra avesse nulla. Ok. Sempre dall'alto, vedo botteghe, empori, qualsiasi cosa che sembra un negozio, fabbro. Vedi in lontananza quello che potrebbe essere, non sei sicuro se è un maniscalco o un fabbro generico, ma comunque. Mentre botteghe? Botteghe, la maggior parte si usava, sai, le bancarelle, non vedi bancarelle. Il tetro castello? Il tetro castello in realtà è la chiesa un po' più lontana, ed è la chiesa un po' più lontana. Sì, hanno una gran bella chiesa, anche la chiesa sarebbe da controllare. Scegliamo sgancio il rampino. Allora, un secondo, cosa stiamo cercando esattamente? Sappiamo la cosa del prete. Puoi ripetermi un attimo cosa mi aveva detto il padre sulla nave, tra cui il tizio disperso? Cercare dispersi, sopravvissuti, cibo, razioni, qualunque forma di civiltà che ci possa aiutare. Ti ha risposto. Queste creature, secondo te, possono entrare nelle chiese? Cioè, oppure, cioè, tipo... Sono intelligenti e per quanto la magia sia stata consacrata, presumo che non lo sia più dopo tutto questo tempo. Quindi sì, potrebbero essere entrati anche lì. Senza offesa, ma non credo che il sacerdote di... Giaspina fosse chissà che gran chierico. Non credo che avrebbe mai potuto avere i poteri per tornare alla larga dei non morti. E comunque non ho notato nessun movimento nei pressi della chiesa. Io provo a vedere se ci sono case apparentemente
serrate o comunque in cui c'è stato un minimo di comunque arrivo dall'alto di... non ho notato nessun altro pericolo. Esatto. Non ho capito, delle case un po' più boh, non è... se non ha qualche casa barricata che mostra segni di che c'è qualcuno barricato dentro che boh. C'è più di una barricata, però non credi che ci sia gente viva da quel punto di vista. Ok, cominciamo, andiamo nei granai in posti in cui c'è cibo, allora possiamo cominciare. William, cosa consigli? Allora, effettivamente c'era un posto in cui veniva, dall'alto ho visto una specie di granaio. Sì, c'è un simile granaio. C'è un posto in cui potrebbero aver conservato del cibo. Nelle case... direi di controllare per il cibo in case non barricate. Se ci sono case barricate che non sono state sfondate, probabilmente chi si era barricato o è morto di fame dopo averlo finito il cibo, o per l'appunto magari qualcosa è riuscito a entrare e l'ha ucciso. E in quel caso sì, potrebbe esserci del cibo, però si può sperimentare. Io se c'è qualcuno. Non c'è, credo ci sia nessuno. Sì, c'è un pozzo. Ma l'acqua è stata estratta di recente o è normalmente è buona, cioè semplicemente. Penso che penso che non sono passati 8 anni. Non è stata estratta di recente ed evidentemente non è nemmeno buona. Ok. Come mai non c'è un cadavere morto dentro? Perché sai, tra una cosa e l'altra 8 anni, acqua stagnante, con gli uccelli che arrivano, fanno i loro bisogni e se ne vanno. Nel senso, mi immagino, qualcuno si barrica in città, magari aspettano un'occasione per andare a prendere l'acqua al pozzo, senza che quei mostri... Sono passati 8 anni, cioè che... No. Ok, stiamo cercando sopravvissuti, no? Oh, facciamo previsione. Non credo ci siano sopravvissuti qui. Comunque, diamo un'occhiata in giro. Vogliamo dividerci per essere più veloci? No, assolutamente no, tutti uniti. Ottima idea. Non ci sono altri pericoli? No, ce ne sono. Anche di quelle creature si aggirano in 10. In modo contati 4, ce ne saranno sicuramente degli altri. No, non me la sento di dividerci. Va bene. E allora direi di andare prima dal maniscalco. Sì. Perché da maniscalco? Perché da maniscalco potrebbe trovare qualcosa di utile per difenderci. Certo, è un piccolo villaggio, probabilmente non ci sarà niente di che, ma qualsiasi cosa può far comodo. Andiamo allora. Scusate, piuttosto andiamo a cercare un'armeria. Penso che sia appunto... Ignoro la sua affermazione poco intelligente e vado verso il maniscalco. Io gli dico invece, penso che il maniscalco in questo piccolo villaggio faceva anche i compiti da fabbro e da armaiolo, quindi penso che sia l'unica... Penso per trovare delle armi dobbiamo andare lì. E sempre dall'altro, io ho notato anche quella che potrebbe... No, vabbè. Penso che una caserma non sia molto distinguibile, forse. È un edificio come un altro. Sì, infatti. Mentre ci avviciniamo, comunque, do un'occhiata in giro se riesco a vedere, ovviamente con le armi estratte, se riesco a vedere se c'è una casa che sembra una casa di un guaritore, se c'è qualche insegna di qualche guaritore, cosa del genere. Ermorista, cosa del genere. Ok, fai un tiro, vediamo se noti qualcosa. Percezione, immagino. Yes. 18. Ok, noti che c'è quella che sembra tipo una scritta sopra lo stipite della porta... Lo stipite della porta di un edificio che è parzialmente cancellato, ma vedi comunque che c'è ancora scritto è del dottor. Li fermo un attimo e dico: guardate, qui c'è una stazione, una casa di un erborista o di un guaritore. Magari all'interno c'è ancora qualcosa di utile che possiamo usare per guarire le nostre infezioni o per portarla alla nave. Diamo un'occhiata. Va bene, controlliamo.
La porta è sbarrata? La porta è sbarrata. Ok, togliamo le assi. Sbarrata da dentro. Dall'altro lato è sbarrata. Togliamo la porta. Adesso sì. Mentre lei sfonda la porta, io con un'azione preparata, se arriva qualcosa di... La freccia. Esatto, se arriva qualcosa di questo tipo. Se arriva qualcosa okay. su due zampe, aspetto un attimo di vedere cos'è. Va bene, Aria, una prova di forza. Più due. Un diventi più forza, vai. 19. La butti giù come se fosse niente. Vedo con che queste le assi dietro. Vedo che queste persone non sapevano cosa su chi dovevano difendersi. Questa porta era malamente bloccata. Mi giro, c'è un albero infilato dietro, messo di lato. Ah. Beh, siamo. Ok. Se è buio, accendo una torcia. È buio, ma comunque è vagamente illuminato da fuori. Dopo che hai aperto la porta, quanto sai. Casino ha fatto lei aprendo la porta? Cioè, abbastanza, perché comunque dare una spallata a una porta e buttarla giù si sente, però l'ha fatta subito senza un tonfo secco. Ma per sicurezza io rimango lì. Allora 10 di mattino è mezzogiorno. Fai luna perché ho pregato un'ora. Giusto, è luna. Io rimango fuori sempre in colazione preparata perché vedo se arriva qualcosa, non si sa mai. Ok, io vado di mezzo ad esplorare. Gillian, vieni anche te, mi servono i tuoi occhi allenati. Certo, come no. Poi hai detto William o hai detto Gillian? Perché sono un po' addormentato. Devi partecipare di più. Dai. No, perché altro. Da poco abbiamo finito. Sì, sì. Cerchiamo se c'è qualche impacco, qualche erba di utile. Beh, posso fare un tiro di sopravvivenza per cercare qualcosa e poi creare qualcosa. Io cerco invece botole, cose nascoste e segrete. Oppure posso tirare natura. Che sarebbe più appropriato. Ok. 25, porca puttana. Ok, se nel mente vuole tirare anche Fara. Beh, io gli do una mano, Gillian, perché ho capito che lui è il maestro. Ho fatto 14. Se c'è qualcosa non l'hai trovata. Invece Gillian, trovi un po' di roba. Allora, innanzitutto trovi un kit di pronto soccorso sano, tutti e 10 okay. Chi lo segna questo? Gillian, immagino io. Ok, kit, adesso me lo segno. Kit di pronto soccorso. Ok, quanti usi? 3? 10. Ah, 10. Poi, okay. Continuando a controllare nell'edificio, dopo un po' trovi uno scheletro, che lo vedi che in mano ha due fiale, una è vuota e l'altra è piena. Scusa, uno scheletro umano tipo morta, oppure uno scheletro tipo quello delle spore, per dire, questo è il femore. Sembra uno scheletro umano, proprio di quelli veri. Dopo 8 anni non credo che diventa uno scheletro, un cadavere. Se qualcuno lo mangia, sì. Con due fiali in mano. Quindi, che fai con la fiala? Beh, prima di tutto tengo il bastone halfling come un randello, perché posso usarlo come randello. Okay. E mi avvicino verso le fiale, gliene prendo una e la analizzo con Spellcraft, giusto? Sì. 11, cacchio, che brutta roba. Credi che comunque sia in realtà una pozione di cura ferite? Credo. Bene. Gliela butto per terra. Ci mi sento per sbasto io. Guarda. Beh. Comunque, credi che sia una pozione di cura ferita. Ok. Lo riferisco ad Aria e c'aveva un'altra fiala, avevi detto. Sì, ma è vuota. Ah, che sfiga.
Prendila un po', seguici sempre per riempirla di qualcosa che troviamo. Beh, si può usare, sì. Prendiamola. Tipo grazie, sputo di lama. Esatto. Grazie, Gilles, è stato molto utile. Ok. Ci sono... cioè, adesso non ha in genere... In questi negozi hanno in genere un posto dove tengono un magazzino, no? Cioè, per adesso abbiamo guardato... Le cose sui scaffali, giusto? No, avete guardato più o meno tutto l'edificio, in qualunque posto che non fosse nascosto. Beh, io cerco se c'è qualcosa di nascosto, allora. Fai una prova anche tu? Sì. Percezione? Chi c'ho? Anche tu, se c'era qualcosa di nascosto non l'hai trovato. Ok. Vabbè, direte tutto, usciamo. Mi avvicino al cadavere scheletrico, faccio una rapida preghiera per pregare la mia divinità di accogliere la schiera di Disney. Ok. Ok, usciamo. Abbiamo trovato qualcosa di utile, ma nulla di incredibile. Dato che ci siamo, diamo un'occhiata anche all'emporio, allora. Non c'è un emporio. Non c'è? No. La maggior parte degli empori erano bancarelle. Quelle non sopravvivono. Comunque, andiamo dal maniscalco. Andiamo dal maniscalco. Ok. Camminate e andate fin dal maniscalco. Quando arrivate al maniscalco, notate che davanti alla porta dell'edificio, a differenza delle altre che sono per appunto con le assi e cose, questa è barricata alla meglio. Le sedie, la porta che è di vetro è stata messa in modo obliquo per impedire un accesso facile, proprio barricata alla bene e meglio. Entrate, spezzando tutte le carabattole varie. E c'è subito un corpo, salute, c'è subito un corpo rivolto a faccia in giù di qualcuno che probabilmente era un soldato. Vi avvicinate? Lo decapito. Ok, vai lì per decapitarlo. Mi tiri di percezione. Avrei fatto io, però agito prima lei. A posto, non te capiti. Bene. Era vivo. Esce del tank? No. Ok, mi guardo un po' attorno. Anzi, okay. No, anzi, sono lì. Dico, mi tocco il petto. Protezione dal male. Così. Perché mi controllo le tasche del soldato. Anzi, no, serve metagame. Mi guardo un po' attorno. Che è, se sembra che l'edificio in genere, a parte il fatto che dentro non c'è comunque granché, sembra che sia stato teatro di comunque una battaglia, qualche cosa del genere. Del soldato c'è chi non fai parlare, cerco chiavi. Cos'è che fai? Cerco, provo a cercare chiavi nelle tasche del soldato. Ok, nelle tasche del soldato trovi un mazzo di chiavi. E oltre al mazzo di chiavi trovi un artigliato, perché si alza in alto. No. Trovi un sacchetto con dentro 50 d'oro. Questo me lo metto via senza farmi vedere. Con noi quattro lì, noi tre lì che ti siamo di fianco. Anche se la vedo me ne frego, come se non avesse fatto niente. Faccio il check allora, se proprio sono in avanti. Vai, check contrapposto. Cosa devo fare? Rapidità di mano? Sì. Eh sì, però William, vabbè. 20. E niente, non c'è gara. Dai, mazzo di chiavi questo, come? Trovo un mazzo di chiavi, un sacchettino con 50 monete e un'altra fiala. Della vita? Non lo sai. E darla a quello che... La do all'alchimista.
Che è sta roba? Allora, faccio il tiro di cos'è, alchimia? Spellcraft. Okay. O alchimia scegli tu, però tanto... È meglio alchimia nel mio caso. Ma okay. Tempo a scoprire cos'è? Può anche prendere il tempo, ci metterebbe di più. Comunque 14 è sufficiente, è un'altra pozione di cura ferite, però è un po' più forte. Ok. Ah. Questo è moderato. Io nel mentre che loro fanno sta cosa, anche se dove ti dico questo. Aria, dopo che comunque si allontana e va verso Killian, io mi assicuro che non ci siano pericoli, cioè quindi mi guardo intorno per bene e cerco magari dove teneva la merce, se è rimasto qualcosa. Ok, sì, qualcosa è rimasto, ma è tutta roba tipo ferri di cavallo, chiodi, martelli, tutta frecce, roba che non è esattamente questa guerra. Sono qualcosa di prezioso. Frecce ce ne sono? Frecce ce ne sono un po'. Quante frecce ci sono? Ci sono... Trovi 5 frecce. Benissimo, 5 frecce, segnate. Trovate una serratura per queste chiavi, ragazzi, cerchiamo. Cercate voi qua vicino alla porta, nel caso arrivi qualcosa, ti avviso. Guardo la guardia. Mi faccio di percezione. Io? No, chi guarda la guardia? No, io stavo per dire un'altra cosa. Guarda la guardia. Vabbè, cosa fai? Faccio, guarda la guardia, ci sono altri cadaveri nella stanza? No, ma mentre che guardi la guardia fai percezione. 23 o 24, penso non cambi niente, se cambia qualcosa di più. Ok, il corpo, cioè nel senso ormai è quello che è, noti che ha perso anche un braccio, la testa poi è stata decapitata, rotolata via, però guardi l'armatura, guardi che cosa aveva, c'è dietro un bello spadone, noti che ci sono, c'è la testa che è rotolata via, la guardi un secondo. Lo riconosco. Aia. È il capitano. Puliduro! No! È Puliduro! Guarda che morto! Ho appena decapitato Puliduro. Io me ne rendo conto in quel momento. Se ti arriva un flash dopo che guardi lo spadone, tipo... E tu vedi sbiancare, mi avvicino e fatto... Aria! Sì. Ti rendi conto di chi è quest'uomo? Mi avvicino. Chi era ormai quest'uomo? Mi avvicino. Lo ricordo, ho fatto uno critico. No, tu dici no, chi è? Perché proprio ti è passato... Chi cazzo è? No, non ho idea di chi sia quest'uomo. Mi dispiace per lui, come se fosse mio fratello, ma non so chi sia. Ok. Raccolgo lo spadone. Ok. Anche l'armatura è bellina. L'armatura è bellina, che cos'è? Tipo quella... Aspetta, fammi vedere, che magari invece è proprio quella. Non vorrei, sai... E la mia armatura... Ok, ne indosso due. E perché potrebbe essere. Allora, è la... No, è la half plate, mezza armatura. E quindi è un'armatura pesante? Sì. Che quindi nessuno di noi però è molto bella. È molto bella. Aria non può mettere armature pesanti, vero? Chierico va solo di medio. Chierico? Non ho idea, non ne ho idea. Dio. Ma scusa un attimo. Sì, va solo di medio. Vuol dire che queste chiavi aprono anche... Tu non lo sai. Farà. Tu non lo sai. Farà. Quelle chiavi non ti servono a nulla. Qui. Boh, in realtà potrebbero servire a qualcosa. Per una volta, ascoltami. Non ti servono a nulla qui. Conservale. Perché? Perché lo so io! E perché non me lo vuoi dire? Perché è una questione delicata di cui preferirei non far parola. Vabbè, intanto io che la schiaffeggio. Ah, chi è il morto? Chi è il morto? No, nessuno.
Vabbè, io se prendiamolo, non so, prendiamo lo spadone invece quanto è bello. È bellino anche quello in realtà. Io l'arma da guerra ne posso usare, io lo spadone meno bene. Amiga, vado in... quanto pesa uno spadone? Tipo 6 kg? Per 6 kg mi sa che vado in carico medio. Beh, dallo a me, tanto non ho niente in più. Cazzo, l'armatura. È che vorrei averci un'arma da mischia. Che non sia il pugnale. Gillian! Gillian? Sì. Mi tieni questo? Tipo, certo. Gli tiro il pugnale. Sì, lo tengo. Metto lo spadone dietro la schiena. Ok, no, comunque mi sono sbagliato, non è 6 e 4 kg. Ah, allora, ridammi il pugnale. Ridammi il pugnale. Devo andare a vedere. Beh, intanto che questo spadone tanto l'ho visto più volte, posso fare un tiro? Beh, a meno che non ha qualcosa di particolare. Dai, fammi una prova. Vabbè. Non tirare uno. Per cercare cose nascoste. L'hai già fatto prima. No, per esempio no. Eh sì. Ha fatto 15 più non so cosa. Memoria. Più 3. Okay. No, più 3 è più percezione. Non so se è quello stesso. Ok. Penso che sarebbe intuizione. Intuizione o... Intuizione... come si chiama in inglese intuizione? Sense motive. Come potrei fare io per cercare di distogliere dall'argomento? 20, 21. Facendolo con un discorso, ma comunque... 21. Dopo che te lo fanno girare davanti alla faccia più volte... E ti è venuto in mente? Mi impietrisco un attimo. E guardo il cadavere, guardo la testa, guardo le mani che l'hanno decapitata. E tiro di volontà. Per non flagellarmi. Scoppio a piangere nella maniera più disperata possibile, presa dalle cose. A questo punto attirano la mia attenzione, mi avvicino e dico, perché siete poi impalati? Questo è il capitano delle guardie di Fior di Giorno. È Polidoro. Lo guardo meglio. Io gli sto togliendo l'armatura. Non lo fermo in alcun modo. E dico a bassa voce, brutto figlio di puttana. Posso sentirla? Puoi provare. Io odio il divento. Sì, pensavo che si di nuovo odio le statistiche. Perché io lo sento. Detto. Io lo sento. Sì, No, sono troppo sconvolta per fare qualcosa. Ho appena decapitato un leguardo della mia città. Sono considera questo, era morto. Lo so, però ho distrutto un cadavere, quindi di una persona che ti rispettavo moltissimo, quindi... Guardo le chiavi, guardo il cadavere, nel tasco. Farà, effettivamente, quelle chiavi... Cosa? Non tenerle solo tu. Dividiamo le chiavi. Sapete che le ho io. Sì, sappiamo che lei tu. Beh, quindi non andranno lontano. Sì, ma teniamo le divise, sono tante chiavi. È ora che cominci un po' più a fidarti di me. Non è una questione di fiducia, è una questione di se tu vieni uccisa, perdiamo il mazzo di chiavi. Se vieni uccisa, perdiamo il mazzo per vendicarmi. Non ho sentito, puoi ripetere? Lo prenderete al mio cadavere per vendicarmi. Non è detto che ce la sia l'occasione di recuperare quello che c'era dal tuo cadavere. Non ti preoccupare, non credo sia il caso di dividere sti cavi, si potrebbero perdere. Teniamoli tutti sul bell'anellino qui. Per caso, il cadavere di Polidoro ha per caso un brandello di vestito o qualcosa del genere? Sì. Ok, strappo una manica del suo mantello. Però, notare, Polidoro è partito da Fior di Giorno, è arrivato a Grigia Spina
è arrivato nella bottega di Maniscalco ed è morto lì. Poliduro ha tenuto duro. Anzi, posso fare un test di guarire per capire da quanto tempo è morto? Vai. È morto da 5 minuti, quando mi hai tagliato la testa. 23. Credi che sia morto in realtà da un paio di settimane. Questo lo dico quando sto strappando un pezzo del suo mantello e me lo sto legando a un braccio. Pollituro è morto una settimana, poche settimane fa. È sopravvissuto per quasi 8 anni combattendo in questa città. Ha fatto qualcosa che non credevo fosse possibile. Dopo che lei dice questo, io esamino un po' meglio il posto. Effettivamente sembra un posto in cui qualcuno ha vissuto. Sì, vagamente, più o meno, potrebbe essere. Anche più di una persona, in realtà. Sergio, mi fai fare quel check che deve controllare se c'è roba nascosta? L'ho fatto cioè, nell'edificio prima, qui no. È vero, c'hai ragione. Dai. Ho fatto qui 16. Perché anche qui, se c'era qualcosa di nascosto, non l'hai trovato. Allora, io faccio due cose. Anch'io cerco se c'è qualcosa di nascosto. Ma soprattutto cerco fuori se ci sono tracce di impronte di qualcuno che è andato via. È improbabile che trovi qualcosa, però proverò a cercare. Quindi prima il tiro di percezione, odio. Poi il tiro di sopravvivenza, odio maggiore. Niente, non ne sono delle due, niente. 14 e 17. Quindi io da quando mi lego il pezzo di brandello di Pollituro al braccio, faccio una promessa interiore che non mi ritirerò mai dal combattimento, aiuterò e porterò avanti la missione di Pollituro. Una promessa mentale che faccio. Ok, guarda che se vuoi seppellirlo ti do una mano, sì. C'è una vanga o qualcosa che ci sta vicino lì? Sì. Ok, vado fuori e scavo una fossa. E dico, sì, sono proprio contenta di seppellirti, testa di cazzo, dico. Posso sentirla? Non l'hai sentita prima e si è occupato a fare altro. Ah, io la sente però. 14 la sento. Eh sì. Ma lo dico appena esce fuori a strada buca, rimango un attimo un po' di... Ah, se lo sento oppure no, devi dirmelo lei. Perché sì. Io la sento? Sì. Ho sentito bene? La sento? Abbastanza, sufficientemente. E fu così che mandasti a fanculo la promessa dopo appena 6 secondi. No, io penso che non smetterei mai di combattere, non mi ritirerò mai dal combattimento in onore di Pollituro. Ho detto questo. Non ammazzare i miei compagni. Non ammazzare i miei compagni. Quindi io mi giro. Sara, potresti ripetere quello che ho appena detto? Ho detto che sono contento di seppellire un uomo d'onore come lui. Sense motive. Anzi, sense motive. Oddio, sense motive. Se l'hai sentito, c'è poco sentita. Da... C'è poco da... Oddio, potrebbe convincerti che hai sentito male, eh? Io ho fatto 10. Ma devo tirare? Dai, ma per stare qui... Cioè, devi tirare. È super facile. Devi tirare 10, se no ti tiro un pugno. Ho fatto più 3 per bleffare, ho fatto tipo più di 18. Cioè, è molto più di più 3. Perché più 3 è solo per... quella roba lì, poi c'è un ulteriore più 5, quindi tipo ho fatto 24. Ah, sì, hai ragione, torno lì a scavare. Pezzo di merda. Comunque, direi che possiamo chiuderla qui. Volevo finire di esplorare il villaggio a sto punto, mancava cosa, il granaio. Più che altro io sono stanco, sì, devo andare al lavoro domani. C'è uno che sta morendo, quindi è il caso di chiuderla qui. Va bene. Mi posso fare almeno la cosa che possiamo finirla quando abbiamo seppellito il cadavere di Pollituro? Non me l'aspettavo di trovarlo quasi integro. Quasi. Quasi. Io che ho fatto 23 per scoprire come è morto. Come è morto? Dissanguamento. Arma da taglio? Non lo sai, però non ha un braccio. Beh, il braccio si nota se è ucciso da un'arma da taglio, se è stato strappato. Punto. 8-23.
Eh sì, però non c'è più molta cosa da vedere. Anche se in realtà, oddio, 23, eh? Sì, strappato. Strappato? Mm-hmm. Le artigli che infilati nella carne strappato o qualcuno che è molto forte l'ha preso e l'ha tirato via? Probabilmente la seconda. E coglioni. Ok. Ok. E poi il disco poli 2. E consacro l'area dove è morto. Molto bene. E anche per oggi abbiamo finito. Quasi doppia kill, sono molto contento per me. Sì, ma guarda, erano troppo veloci quei cosi. Certo che erano veloci. Erano fatti apposta perché non poteste scappare. In ogni caso, il critico ha aiutato. Direi che possiamo chiudere qui, facciamo i saluti. Facciamo i saluti. Anche senza il critico, 9 danni bastavano a buttare giù fare. Quello è vero. E salutiamo tutte cose. Bene. Arrivederci a tutti gli spettatori. Ci vediamo alla prossima sessione. Sasso. Notte. Notte. Buone notte.